Allora, possiamo cominciare. Questo è il secondo talk aperto della giornata per Visualize, More Than a Week on Data, questa diciamo, rassegna che abbiamo voluto organizzare con gli Aghi Kiwi, associazione. Adesso facciamo un talk aperto, quindi un seminario che rappresenta un po' la teoria dei workshop che andremo poi a fare nei prossimi 2 giorni. Che saranno guidati e presentati da Martin Fuss-Leitner, che è uno dei principali ricercatori anche nell'ambito dell'information design e che lavora ha un suo studio di progettazione che si chiama AIPE, High Performance, in Austria, e il sito è aipe.out, che vi invito anche ad andare a visitare. Trovate anche i riferimenti sul nostro sito che è gliadichivi.org. E adesso insomma lascio la parola a lui. Ringrazio Leonardo Romei perché ha voluto presenziare anche questo pomeriggio, è stato l'autore del talk di questa mattina. E ringrazio anche Cristina Folsifer che è l'interprete che abbiamo in questo pomeriggio. Grazie a tutti e buon proseguimento. Good afternoon. Thank you for the invitation and the opportunity to be here. Buon pomeriggio, grazie per l'invito e per l'occasione di essere qui. Perfetto. And greetings to the direct streaming audience, if there is one. Ringraziamo anche il pubblico in streaming, se c'è. And is there any kind of dialogue with the people? C'è possibilità di dialogare con le persone in streaming? They can send us tweets. Okay. Okay. So if so, then I would be happy to answer or get in dialogue. Quindi se si riesce a dialogare con loro, sarei anche contento di poter partecipare in questo. Okay. The most important thing happened this weekend. La cosa più importante è accaduta questo fine settimana. And my youngest son, and Massimo, it was really a painful evening until the 93rd second. Per mio figlio è stato un momento terribile, praticamente fino a quando non è scattato l'ultimo minuto dei 90. And thanks to Mr. Carlo, it was a happy ending on this Saturday night fever. Grazie al signor Carlo, è stata una felice conclusione sabato sera, effettivamente. So the Portuguese one was not too bad, but not Carlo, the Italian is even better. Non erano male i portoghesi, però gli italiani anche meglio, devo dire. So this was the nice from the weekend, and this is my way from Vienna to Lecce. Questo è stato il mio percorso da Vienna a Lecce. And well, the topic is now you see me. E l'argomento è ora voi mi vedete. And perhaps you have already seen this now you see me. E forse l'avete anche già visto questo now you see me, ora mi vedete. And the very nice thing about Italy, I mean, Italy has so many nice aspects. Italia ha dei molti belli aspetti. But the very beautiful thing is the shape of the country. Ma la cosa veramente bella è la forma del paese. Not only because it's a nice boot, non solo perché è un bello stivale. If someone asks, oh, where's Lecce, it's so simply to give an answer. Ma volendo è molto semplice anche dare una risposta in questo senso. Because it's on the heel of the foot, of the boot. Ma Lecce è in una bella posizione proprio perché è sul tacco dello stivale. And in that sense it's perfect for the discipline of information design. E in questo senso è ottimo per la disciplina dell'information design. So, if we are looking for something that we have in common with Italy and a common success. E se andiamo in cerca di qualcosa che abbiamo in comune con l'Italia e quindi anche di un successo comune. Then of course it's Niki Lauda and Ferrari. Allora, ovviamente è la Ferrari. And I don't know whether you have seen this movie which came out last fall. E non so se avete visto un film che è uscito in autunno del scorso. Because there's a very charming scene where Mr. Lauda
does the auto stop. Ma c'è una scena bellissima dove il signor Lado fa l'autostop. And two Italian guys stop and then they recognize him. E due italiani si fermano e lo riconoscono. And they say, please go, drive, drive. E gli dicono, per favore, guidi lei, guidi lei. And they have a fantastic afternoon with Niki Lauda because he drove his car. E poi hanno questo pomeriggio bellissimo insieme a lui perché fu proprio lui a guidare l'auto per tutto il pomeriggio. And apart from that, they won two times the world championship. E a parte questo, ovviamente hanno vinto due volte i campionati mondiali. The other thing I can offer is someone from Vienna. Un'altra cosa che posso offrire è qualcuno da Vienna. That might be, of course. Che potrebbe essere, ovviamente, chi? Easy to recognize. È facile riconoscere chi è? Yes, of course, it's Sissi. Huh? Sì, è Sissi, sì. That's, I think, the most popular Austrian girl. È l'austriaca più popolare, vero? No? Yes. Until 2 weeks ago. Fino a 2 settimane fa. But in between, for those who are not familiar yet with Sissi and her life. Ma per chi non è familiare con Sissi e la sua vita. There's a very nice diagram of her life. Qui c'è uno schema molto simpatico della sua vita. When she falls in love. Quando si è innamorata. About her children. E i figli. When she started her sporting activities. Quando ha iniziato le sue attività sportive. And the tragic but very beautiful deaths when she was murdered and hit the Lakshinev in Switzerland. E poi la sua morte tragica di quando fu assassinata. But the perfect content for a beautiful story. Però è un contenuto eccellente per una storia bellissima. And a huge industry in Austria, by the way. E chiaramente anche è un grande profitto per l'industria. You are familiar with the new Sissi of Austria? Conoscete la nuova Sissi austriaca? The new one? No. 2 weeks ago. 2 settimane fa. No. No. No, non la conoscete. It looks like a girl, but he is not a girl. Sembra una ragazza, ma non è una ragazza. Oh. Ah. This is Austria. E questa è l'Austria. By the way, a fantastic story. A proposito, cioè vi devo dire una storia fantastica, Even better than Sissi. Anche migliore di Sissi. Because it really changed the country. Perché ha davvero cambiato il paese. And thanks to the 12 points of Italy. To the 12 points. E grazie ai 12 punti dati dall'Italia. And a lot of other countries. E tante altre nazioni. He, she. It won the Eurovision Song Contest lui, 2 weeks ago. Lei, esso, insomma, ha vinto la competizione canora europea, no? A livello europeo. Yeah. And this really changed the society in Austria. E questo ha davvero cambiato la società in Austria. Because up to now it was really a topic which was a little bit taboo. Perché fino ad ora era un argomento tabù, diciamo. But now it's very popular. She. When she is on stage, it's a she. When she is private, then it's a he. So it's really an artificial figure. Quindi, quando lei è sul palco, è una lei. Quando è nella sua vita privata, è un lui. Quindi, in realtà, è un prodotto un po' artificiale, diciamo. Ok. Mm? This is about Conchita. A very short story how to become an information designer. Ora una storia molto breve giusto per spiegare come diventare un information designer. And it starts with my parents. E inizia con i miei genitori. They have no idea about information design. Non hanno la più pallida idea di che cosa sia l'information design. But it was a very strange setup in the family because my mother was from the city. My father was from the mountains. Però, diciamo, il nostro assetto familiare era un po' particolare perché mia mamma veniva dalla città e mio papà dalla montagna. My mother was Jewish and my father was Catholic. Mia mamma era ebrea e mio padre cattolico. And of course my mother was socialist. E ovviamente mia mamma era socialista. And the father was conservative. E mio padre era conservativo. Conservatore. And, And he's able to read and write,
But she was an academic. She was. Mio padre sì, certo, sapeva scrivere e leggere, ma mia mamma, devo dire, era un'accademica. Can you imagine? Quindi potete immaginare? There was no topic on the news when not immediately there was a big discussion about everything. Appena c'era un argomento nuovo sul telegiornale, si scaturiva praticamente questa grande argomentazione in famiglia. Ah, you socialists always on the left, and the other one, oh, you're Catholics and you're conservatives, and ah, this is all the university stuff. Always a discussion. C'erano sempre discussioni. Ah, voi socialisti sempre lì sulla sinistra a fare questo e questo e quell'altro, e voi cattolici dall'altra parte, e conservatori e così e colà, e voi accademici così, insomma. Ma continue discussioni in famiglia. Endless. Infinite discussioni. And the children-in-law, the girlfriends and boyfriends of my boys and of my brothers and sisters, they always had been shocked when they first came into the family. E anche i cognati o insomma le parti che sono subentrate poi in famiglia negli anni sono sempre rimaste scioccate dalle dinamiche all'interno della famiglia. But the interesting thing, and they have been. It was a happy marriage until my mother died. Natural death. No murder. No accident. È stato un bel matrimonio, devo dire, comunque, al di là delle discussioni fino a quando mia madre è deceduta, morte naturale, non l'hanno uccisa, insomma, non era un omicidio. That it seems there was a platform of love or marriage or whatever it was, which was strong enough to keep these differences. E questa piattaforma, potremmo dire, questa base di amore, di rispetto, questo che c'era in famiglia, è riuscito a stabilizzare quelle che erano le differenze tra di loro. And what's the link to information design? E qual è il legame con l'information design? On this happy afternoon. In questo meraviglioso pomeriggio. It's just a story that we as a designer, we want to offer solutions. Noi come designer vogliamo ovviamente offrire delle soluzioni. But if we have a closer look, then the one thing we can offer is only to offer a platform. Ma se andiamo a vedere un po' più a fondo, l'unica cosa che possiamo davvero offrire per le soluzioni è una piattaforma. Because we are designers. Perché siamo designer. And not scientists. E non scienziati. Yeah. But what we really can do is to offer a platform to make it as beautiful, as excellent, as professional as possible to trigger solutions and to offer a platform for social interaction. Però possiamo offrire questa piattaforma per offrire poi delle soluzioni le più belle, le più fantasiose, le migliori possibili su questa piattaforma. Sì. So far so good? Finora è tutto chiaro? Sì. Ok. If not, I can't change it. No? If not, I can't change it. Altrimenti non posso cambiare comunque il discorso, questo è. So, just to complete the picture, I was born in 1964. Giusto per completare il quadro, io sono nato nel 1964. The little village was called Fuchsenbiegel, which is translated a little hill with the foxes. E sono nato in un villaggio, in un piccolo paese chiamato Fuchsenbiegel, che tradotto significa una piccola collina con al di sopra delle volpi. Because they stealed our chicken, so we had to find a solution for the foxes. Put them on a little hill, inside the hill, and on the hill we put a little church on it. Quindi, dato che queste volpi venivano a rubarci le galline, la storia è che dovevamo trovare una soluzione. Quindi abbiamo raccolto tutte queste volpi, le abbiamo messe in realtà dentro sta collina, e sopra la collina, in cima alla collina, una bella chiesetta. And the village has 190 inhabitants. Ci sono 190 abitanti nel villaggio. Including the cemetery. Incluso il cimitero. And which was a kind of stability. Che devo dire era una forma di stabilità in questo senso. And in 1964 there was the world championship in Fuchsenbiegel. E nel 1964 ci sono stati i campionati mondiali a Fuchsenbiegel. And the topic for the next workshop is? E l'argomento per il prossimo workshop è? What kind of world championship? Che tipo di campionato mondiale? Any idea what it could have been? Qualche idea? And believe me, you can't even find it on Google. E credetemi, non si trova neanche su Google, quindi non ci provate. Ah, perhaps, but
It's really difficult. Oh no, forse sì, però è difficile, bisogna fare un po' di ricerca. What could it be? What kind of world championship? Però cercate di quale campionato mondiale sarà stato? Fox hunt. No. Good point. No, no foxes anymore. No, non ci sono più volpi, quindi non era la caccia alla volpe. Anything else? Altro? But it's very close. Però è vicino. But no animals. Ma senza animali. Very plain. Molto semplice. Only nature, nothing else. Ah, solo la natura, nient'altro. What's the Lamborghini of this environment? Qual è Ferrari? La Lamborghini di questo ambiente? In a very rural environment. In un ambiente rurale? Trattore. Wow! An expert. Sei un esperto. Now we are already very very close. Ora what's sì, to do with the trattore? Siamo sempre più vicini. Ora cosa ha a che fare con i trattori? A trattoria? No. No, trattoria no. So? You know this? Yeah. It's ploughing. Yeah. Sta arando, no? La terra. This was the World Championship, and for those who can't believe that in Fuchsenbiel there was any World Championship. E per chi non riesce a credere che a Fuchsenbiel c'è stato un campionato, proof of evidence, yeah. Qui ci sono le prove, vedete? Yeah. It was international, and I think we can 4, 8. Not even 20 countries, but there had been guests from Canada and South Africa, and I think even Italy was over there. Come vedete, non arriviamo neanche a 20 nazioni in realtà ospiti, però c'era il Canada, c'era il Sudafrica, credo anche l'Italia. So it was a big event in Fuchsenbiel. Quindi era un grande evento nel mio villaggio. Bad luck for my mother because she was pregnant with me in the hospital. Però è stato un po' un periodo sfortunato per mia mamma perché lei era in ospedale, incinta di me, insomma, io stavo nascendo, quindi vabbè. So, the other thing about Fuchsenbiegel is that one of my friends in Fuchsenbiegel said the only one indication of civilization is the letterbox. Un'altra cosa tipica del mio villaggio, come ha detto un mio amico, è che l'unico elemento di civilizzazione nel nostro villaggio è la cassetta postale. So we have been part of the world. Quindi questo dimostra che facciamo parte del mondo. And out of that, you can imagine that for a young boy it was everything necessary and possible to escape this environment. Quindi potete immaginare come era importante per un giovanotto come me riuscire a fuggire da questo piccolo ambiente. Although I still have a passion for the tractor. Anche se ho ancora passione per il trattore. But it was about where's the big world? Where's London, Paris, Rome and New York? Però mi chiedevo, no, com'è il mondo là fuori? Com'è Londra, New York, Parigi? And of course, socialist as my mother was and academic, there was no doubt that I have had to go to the university. E chiaramente socialista come mia mamma e quindi tendenzialmente accademico, non vi erano dubbi del fatto che io dovessi andare all'università. But studying arts would have been a little bit suspicious, so arts? It was arts, yes. Ma studiare le arti, insomma, sarebbe stata una cosa un po' così strana, sospettosa. So it was at the University for Business Administration. E quindi sono andato all'università studiando Business Administration. With a specialization on advertising. E con una specializzazione in pubblicità. Later on, when I finished my studies, by the way, do you know this? Do you have a similar habit here? Conoscete questa scritta? Avete abitudini simili qui? But it's still a Catholic part of Italy. Però è sempre una parte cattolica dell'Italia. Do you have this three holy kings? Kings. Ci sono tre re santi? Sì. Yeah. Yeah. And Baltasar, Melchior and Caspar. I re magi. Yeah. And there's a tradition in Austria on the 6th when it's, I think it's Stefania, right? La Befana. Befana. I believe. 6th yeah. of January. 6th of January, yeah. E quindi c'è la tradizione il 6 gennaio. Yeah. And in Austria it's the tradition of the three kings and they move from house to house and apartment to apartment
And we have this drawing on the door. E quindi in Austria c'è questa tradizione per cui il giorno della, che da noi è la Befana, in realtà in Austria è il giorno dei tre magi, dei re magi che girano di casa in casa e si segna questa scritta sugli stipiti delle porte. And the meaning is not Caspar, Melchior, Balthasar, but something like my blessing for this family or this house. E il significato qui ha a che fare con, è come dire, lascio una benedizione per questa famiglia, per questa casa. And then I was in a Japanese company. E poi ho lavorato per una società giapponese, which is absolutely not Catholic, che non è assolutamente cattolica. And there was a sales director. E c'era un direttore delle vendite. And he has had a similar tradition, putting numbers on the door frame. Che aveva questa tradizione, diciamo, simile del mettere i numeri sullo stipite della porta. And I asked him what's that? E gli ho chiesto cos'è questa cosa. And he said, "That's the business plan." E dice questo è il progetto del business, è il business plan. So I have been at the university and I had a kind of image of a business plan, 120 pages, a lot of diagrams, charts, important words. Quindi chiaramente essendo stato all'università avevo chiaramente un'idea di cos'è un business plan, no? 120 pagine, un sacco di parole, diagrammi, eccetera, grafici. But never we had a design solution on a door frame. Ma non c'era mai stata una soluzione di un disegno su uno stipite di una porta. And he said, "Well, it's quite easy. The first one is we want to have a turnover of 400 million." E mi dice, è piuttosto semplice. Come primo numero, il senso è che vogliamo un fatturato di 400 milioni. And to achieve this, we have to sell 3,000 units. E per riuscire a raggiungere questo, dobbiamo vendere 3,000 unità. And at the end of the day, we should have a profit of 10 million. E quindi alla fine della giornata dovremmo avere un profitto di 10 milioni. And then he said, "No one talking to me in my office should be able to say that he was not aware of this target." E nessuno nel mio ufficio deve venire da me dicendo che questo obiettivo non è raggiungibile. So everyone who passed the door and had a meeting and a conversation or negotiation with the sales director has had to be really, really sure and aware that this is the name of the game for this year. E quindi chiunque passa per la mia porta, chi entra nel mio ufficio o per un meeting, un incontro, qualunque cosa, deve avere ben chiaro che questo è l'obiettivo dell'anno. And 20 years later I must say this is perfect information design. E 20 anni dopo devo dire che questa è un information design assolutamente perfetta. It's as short as possible and it's exactly on the right place. È assolutamente alla brevità, diciamo, no, necessaria ed è anche situata e localizzata nel posto migliore. In this Japanese company I learned also another thing. Can you read this? Riuscite a leggere questo? Insomma, lavorando per questa società ho imparato anche un'altra cosa. Does someone dares to try? Qualcuno vuole usare? The rest. The rest will follow tomorrow. Easy. Facile. Easy. Facile. Leonardo, did you read? L'hai letto? Did you read? No, ho solo visto la prima e ultima lettera delle parole. Even this semantic, semiotic Leonardo does not read. Anche il nostro Leonardo semiotico non legge. That's the reason why his typeface test is so important. È per questo che questa fase, questo test è così importante. Because we don't read. Perché in realtà non leggiamo. You agree? Siete d'accordo? Yeah. Is anyone able to read this? Siete in grado di leggere questo?
It's impossible. È impossibile. Can you read it? We nerve dizzy it deosent tire. No reading. No, no, possibile leggerlo. So whatever we do, whatever we see, it's just looking and comparing with the things we have experienced before. Quindi qualunque cosa vediamo, in realtà lo stiamo confrontando con un'esperienza che abbiamo già avuto. And this is the reason why it's totally impossible to find our own mistakes. Ed è anche per questo motivo che è totalmente impossibile trovare i propri errori quando si scrive. Because our brain is so fast that automatically it is the right word. Perché il nostro cervello, no, le elabora così velocemente che per noi le parole sono corrette. Which is just a matter of efficiency. Ed è questo l'aspetto dell'efficienza poi. Okay. So two things. First one, design is a platform. Quindi innanzitutto il design è una piattaforma. And second, we don't read. E la seconda cosa, non leggiamo. This is the result of the Italian jury. Questo è il risultato del nostro viaggio in Italia. So, to finish this, making long story short, is in 1999. This was an easy game because in 1990, my first son was born, so I left the Japanese company. In 92, my girl was born, so I came back to the Japanese company. In 1999, my second boy was born, so I left the company again. And then my wife decided no more kids, so I'm still running my own company. Allora, la storia è piuttosto semplice. Nel 1990 è nato mio figlio e quindi ho lasciato la società giapponese. Nel 92 è nata mia figlia e quindi sono tornato a lavorare per la società giapponese. Nel 99 è nato l'altro mio figlio, ho rilasciato. A quel punto mia moglie ha detto basta figli, tanto per incominciare, e io ancora non lavoro più, ecco, per la società giapponese. Exactly. Semplice. So, this is hype.at. The real name is High Performance, which is so ugly that we have had to find a way around, because it was the name of a German company. We had been partners of them. We took over the name High Performance, but it's really ugly. Il nome effettivo della società è High Performance, che però riteniamo essere un nome bruttissimo, fondamentalmente, per una società, e quindi l'abbiamo brutto, very bad, per la e quindi l'abbiamo abbreviato in Hype, appunto. Yeah. Three years later, in 2003, we had been in touch with the International Institute for Information Design. E nel 2003 siamo entrati in contatto con l'International Institute for Information Design. Which was very important for us because at this point we had no idea that a discipline like information design really is defined and exists. Però per noi è stato un momento importante perché non eravamo consapevoli del fatto che l'information design in quanto disciplina effettivamente esistesse. And they told us, this institute, that it's a platform for various disciplines. E questo istituto ci ha spiegato che in realtà è una piattaforma per varie discipline. Because we really had this issue that when we had been asked, what are you doing and what's your professionalism? They said, are you graphics people? And we said, no. Perché c'era il problema che quando ci chiedevano che cos'è che facessimo, e ci chiedevano se eravamo appunto nella grafica, noi si diceva di no, fondamentalmente. Are you a cognitive scientist? No. Sorry? Cognitive scientists. Cognitive, brain science. Cognitive, okay. Non siamo scienziati cognitivi? No. No. Are you in education? No. No, sei nell'istruzione, insegni? No. But we always combined all these disciplines. Però combiniamo tutte queste discipline. And now it's the pleasure since 4 years that we are teaching information design on the University of Psychology. E ora sono 4 anni che insegniamo information design presso l'Università di Psicologia. And that's the point for the designers, because if we want to have an idea of why design works and why design is successful. E se vogliamo capire perché il design funziona e ha successo. It's only psychology. In realtà ha a che fare solo con la psicologia. And the funny thing is that people in psychology are more open to design than the people in design's openness
to psychology. E la cosa interessante è che le persone che lavorano nell'ambito della psicologia sono più aperte al design di quanto coloro che lavorano nel design siano aperte alla psicologia. So this is my third thing. Please deal with psychology because it explains why the things we do really are successful or not. E quindi questo è il mio terzo punto. Vi incoraggio davvero a entrare più nell'aspetto dell'ambito psicologico perché ci aiuta a capire perché facciamo determinate cose. So this was the very short introduction. E questa era la brevissima introduzione. I would like to ask you, what are your expectations or why are you spending this afternoon inside this dark room? With this charming Christina, I can understand, but apart from that, what kind of expectations you might have? Voglio chiedervi quindi quali sono le vostre aspettative, perché siete qui in questa stanza buia, sostanzialmente questo pomeriggio, quali sono, che cosa che vi aspettate da questo workshop? I mean, you have a good reason. I have a good reason. Well, capire qualcosa di più dell'information design. Understand something more concerning information design. Okay, why? Perché? Perché personalmente mi occupo di grafica. Because I work with graphics. Okay. I would like to discover a little bit more. Cosa sia realmente l'information design? Cui so molto poco. Since I know very little. Okay. Know how to apply it. How to apply it? Okay. Difficult question. Questa è una domanda, è difficile. Posso dire in italiano? Sì, sì. Perché facendo parte di una comunità nella provincia di Bari, stiamo cercando di un movimento di cittadinanza attiva, stiamo cercando di analizzare un po' quelli che sono stati i processi che hanno fatto interagire la comunità con l'ecosistema e stiamo provando in tutti i modi, con un essendo dei professionisti, di trovare delle relazioni tra l'ecosistema e la comunità e quindi indagare i dati della comunità e del suo rapporto con l'ecosistema, però mettendoli a disposizione prima che prima investigando, diciamo, poi successivamente mettendolo a disposizione della comunità stessa. Ci interessava tantissimo, insomma, la visualizzazione of the data. Okay, good. So to save a little part of the world. Quindi salvare una piccola parte del mondo. Yeah. Hopefully. Yeah. Si spera. Okay. Anything else? Altro? Any specific topic? Argomenti specifici? Or any story or experience you have and you have no explanation why it works or why it didn't? O avete delle storie, delle esperienze per le quali non riuscite a spiegarvi perché certe cose funzionano o non funzionano? A me interessa molto la capacità di raccontare le immagini. I like the idea of being able to be telling through images, right, stories. So I like to learn how to put this into practice, understand how to reason it out, reason things out through designs. Okay. And images. Good. So far, what kind of images you have seen? E finora che quali tipi di immagini hai visto? What can you remember and cosa recall? Cosa puoi ricordare? Questo pomeriggio. Concerning this afternoon. Yes. Mi è rimasta impressa la racconto per immagini, per esempio della vita di Sissi. Sissi's story. Sissi, yeah. Because that's complete. Storytelling, basically, and it's complete. Yeah. It's complete, yeah. Your personal story concerning the world championship? Yes, my world. You remember the letterbox? Vi ricordate la cassetta per la posta, no? Ah. This is information design. Questo è information design. Ah. Because it has a unique appearance. Perché ha un aspetto singolare. And happily, unfortunately, a consistent appearance. Fortunatamente, felicemente, è anche coerente, consistente nel tempo.
There's a very easy decoding of the system. È facile decodificare il sistema. And the trust that it works. E ci si può fidare del fatto che funziona. Although there are bad stories about our mail system. Anche se ci sono storie negative riguardo alle poste. But it does help to put the letter in the yellow box and not in the chewing gum box. Però aiuta a mettere effettivamente la lettera nella cassetta delle poste, non in quella scatoletta, no, con le gomme da masticare. I know it's a very simple story, but it's the essence of information design. So che è una storia molto semplice, però questa è l'essenza in realtà dell'information design. It's about the consistency of the appearance. Ha a che fare con la coerenza dell'aspetto di ciò che, no, dell'immagine. Because it is something which has been learned by the community. Perché è qualcosa che la comunità ha appreso. And the nice thing is, once it is learned, you don't have it to explain it anymore. È la cosa bella è che una volta che l'hai appreso, non lo devi più spiegare. È che è stata appresa, non lo devi più spiegare. Can you imagine the chewing gum company? Immaginate la società della gomma da masticare. Offering now a mail system. Che adesso offre un sistema per le poste. Quite difficult, because I have to do the whole re-education and to build up the trust that if you put your letter in the chewing gum orange box, it has a chance not to be chewed, but really ends at the destination which is meant to be. È assolutamente improbabile, no? Perché dovrebbero fare tutta una serie di informazioni e rieducazione insegnando alle persone che se mettono le lettere nell'aggeggio per le gomme da masticare, la lettera non sarà mangiata, ma arriverà effettivamente a destinazione. Quindi è improbabile, assurdo. Over here. The yellow box, what do we see? La scatola gialla, cos'è che vediamo? Really see. Cos'è che vediamo davvero? Un contenitore. A container? A container, yes. Just a box. Huh? Giusto una scatola, no? It has, it's a very new picture because now we really have some information about the schedule. In realtà è una foto piuttosto recente perché, come vedete, ci sono anche informazioni riguardo agli orari. And it represents not the letterbox, but the whole system of a nationwide, worldwide system. E non rappresenta semplicemente la buca per le lettere, ma rappresenta proprio tutto il sistema postale mondiale, se vogliamo. And this is the important thing that it's, and we will talk about later on again, it's like an iceberg. E la cosa importante è come se fosse un iceberg. You only see the letterbox, which is the tip of it. Si vede solo la buca delle lettere, che diciamo è la punta dell'iceberg. But you are able to decode it because you are aware of the system. Ma lo si può decodificare perché si è consapevoli del sistema. This is one, the letterbox is one of the most magnificent symbol and also artifact of a worldwide system. La buca per le lettere in realtà è uno dei simboli più incredibili, strabilianti che abbiamo di un sistema mondiale. And of course you have your trust in your own village, but you also need the trust if you are brought in a foreign country. Ma chiaramente devi sì avere fiducia del tuo paese, della tua città, ma devi fidarti anche a livello più ampio di tutto quello che avviene nel sistema poi mondiale. Ok, good. Just if we stay at images and information design, any kind of uniform is information design. Restando nell'ottica dell'information design, possiamo anche dire che qualunque divisa è information design. Can you imagine that if you asked the wrong girl in the plane, could you please bring me a pillow? Potete immaginare se chiedete alla ragazza sbagliata su un aereo, puoi per favore portarmi un cuscino? Could be difficult. Huh? Ci potrebbero essere dei problemi, no? So it's nice that you recognize, oh, this is one of the stuff and I can ask her for this. Quindi è importante riconoscere la divisa e dire, questa fa parte dello staff, quindi posso chiedere a lei. Before the gentleman knocks me down. Prima che un gentiluomo mi tira un pugno e ci sono guai. This is information design. Questa è information design. If it doesn't work that I have an orientation,
then I'm lost in space. Se non ho qualcosa che mi orienta, allora sono letteralmente perso nello spazio. If I have a decoding system, se ho un sistema che mi permette di decodificare il tutto, then it's very simple for me to navigate. Allora mi è semplice poter navigare. If you travel across Europe, we have different ways how to behave in the cafe. Attraverso l'Europa è facile riscontrare come ci sono diversi modi di comportarsi in un caffè, in un bar. And in some cases, like perhaps in Italy, but also in Scandinavia, there is no serving on the table. E in alcuni casi, come in Scandinavia, e ho visto anche qui in Italia, non si serve per esempio i tavoli. Also, Italy is still difficult. Anche se in Italia è ancora un po' difficile. Because you never know, shall I pay first or afterwards? Do I have to go to the desk or not? Shall I sit down and wait for years because nobody will serve me? Perché non si capisce niente, devo pagare prima o pago dopo? Vado al banco o non vado al banco? Mi siedo, aspetto qualcuno che mi serva o devo fare da solo? So much fun with the tourists. Divertente per i turisti, devo dire. Yeah? Because you know how to do it, you see the signs, you are able to decode how it works. Perché voi sapete che cosa fare, vedete anche i segnali, le segnaletiche, siete in grado di decodificarli, sapete come funziona il tutto. But for someone who is unfamiliar with the system, ma per qualcuno che non conosce il sistema, it's impossible. È impossibile. And imagine this nice waiter in a Vienna coffee house. E immaginate questa cameriera in un bar a Vienna. And in Vienna it's always serving at the table. E in Vienna servono sempre al tavolino, al tavolo. But if you're not able to know this and decode that, ma se non siete in grado di notarlo e di decodificarlo, and you go to the bar, e si va al banco, and say two coffee please, e si dice due caffè per favore, then of course the waiter will be very very angry with you and really impolite. La cameriera, il cameriere, insomma, saranno davvero molto arrabbiati con voi e anche abbastanza brutto. Scortesi. Brutto. È brutto, non brutto. Si fa. Yeah? Because you will say, hey, slow down, yeah, everything okay, yeah. Che ti direbbero, hey, calmati, va tutto bene, rilassati. But not in a nice way. Ma non te lo direbbero in un modo garbato e carino. Come so. Yeah? So if you're a German tourist, you're absolutely pissed off. E quindi se sei un turista tedesco, per esempio, questa cosa infastidisce parecchio. Yeah? Because you had a long time, you say, hey, let's go to Vienna, and then you have the joy and being in this nice city, and then you are just treated in a very, very bad way. Perché hai fatto un lungo viaggio, arrivi a Vienna, non vedevi l'ora, arrivi lì e poi ti trattano malissimo. And then he will say, it's not only the bloody waiter, it's the bloody coffee house, it's the bloody city, it's the bloody vacation. E poi diranno non solo che la città è pessima, che i camerieri sono pessimi, che i posti sono pessimi, ma che tutta la vacanza è andata malissimo. Yeah? Just because we have not been able to decode the system in the coffee. Solo perché non siamo stati in grado di decodificare il sistema per il caffè. On the other hand, it doesn't help if you sit down in a self-service bar and you wait for hours and nobody shows up. D'altro canto, è inutile se ci si siede in un bar dove c'è un self-service e non si presenta nessuno e aspetti là ore e ore. So it's very, very simple. Yeah? È molto, molto semplice. But it could have a big effect. Però potrebbe produrre degli effetti sostanziali. Because if you have your date in the self-service bar and you wait endless for the waiter. Perché se stai lì in compagnia, no, nel bar self-service, aspetti per ore e ore che ti servono. It's not a good starting point. Non è un buon inizio quando si esce in coppia, no? Okay. Va bene. Yeah. That's information design. Questo è information design. Uniforms, decoding system, being on the right place. Il sistema che ci permette di decodificare, le uniformi ci permettono, le divise ci permettono di decodificare il sistema. And the experience and the knowledge that people simple don't tweet. E c'è anche il concetto, l'esperienza ci dice appunto che le persone semplicemente non hanno l'abitudine di aspettare. And that it's very nice that there's something like visualizing lecture. E quindi è bello che ci sia qualcosa che ci permetta di visualizzare e decodificare. Three definitions of design. Tre definizioni del design. And I think you are Italians enough
Voi siete abbastanza italiani, devo dire. Designare, is it also right giving importance? Designare si usa per definire il dare importanza? Possiamo dire no. Designare, dare importanza? Not exactly. Not exactly. What else? Cos'altro? Designare. Designare. Designare, designare, yeah. He means to, scusa, la tua, to give a meaning. Give a meaning, okay. Meaning to importance? Significato all'importanza? Dare significato but it, it shows that there is something. Però dimostra che c'è qualcosa. Yeah? So, whatever we do in design, we give the meaning. Quindi qualunque cosa facciamo nel design, in realtà stiamo dando il significato. And if we give a meaning, then we make it different to the rest of the environment. E se diamo un significato, lo rendiamo diverso per il resto dell'ambiente. Yeah? So whenever we design something, it's not about beauty or make it nice. Quindi quando disegniamo qualcosa non ha a che fare con la bellezza o con renderlo bello. Of course it has to be nice. Anche se deve essere bello. But in the sense we are doing it, we're giving meaning to it. Ma nel momento in cui lo stiamo facendo, questo vuol dire che gli stiamo dando un significato. Okay. Okay. So first it's not by accident. Quindi non è qualcosa che avviene per caso. There's always an intention. C'è sempre un'intenzione. And there's the intention to make it special. E c'è anche l'intenzione di renderlo speciale. And special means just to differentiate from the rest of the environment. E speciale significa semplicemente renderlo diverso dal resto dell'ambiente. There's another definition of design, and it was a Nobel Prize winner, Herbert Simon, Canadian guy. C'è un'altra definizione del design da parte di un premio Nobel canadese, Herbert Simon. And in his work, he's economist. È un economo. And the book's name is The Science of the Artificials. Artificial, something like that. The science of arts, artificial. Il titolo del libro sto cercando di ricordare, ma. And he says, whenever we design something, then we want to change an existing situation into a better one. Dice quando disegniamo qualcosa è perché vogliamo cambiare una determinata situazione per renderla migliore. So it's especially your situation. E che poi è la vostra situazione, no? You have a setup, you are not satisfied with the situation today. You want to change something? C'è una situazione ben precisa di cui non siete pienamente soddisfatti, lo si vuole cambiare. And that's the reason why you give it meaning, you give it additional importance. Ed è per questo che gli si dà un significato, gli si dà un'importanza ulteriore. And you have an intention. E c'è un'intenzione, un intento. If you don't have an intention, se non hai un intento ben preciso, then it may be arts. Maybe arts, arts. Potrebbe maybe, avere a che fare con le arti. Or it's just exercising your skills. O semplicemente cercare di mettere un po' in pratica le proprie abilità. But it's not designare. Ma non ha a che fare con il designare. So be efficient. Quindi bisogna essere efficienti. And keep your resources for changing the world. E conservare mantenere le risorse per poter cambiare il mondo. And then the third definition. And now you know this from my little family story. E poi la terza definizione, ormai lo sapete anche in base alla mia storia familiare. And it's from the Japanese, I think the origin is that design always offers a platform for interaction. Ed è il discorso che il design offre sempre una piattaforma per interazioni sociali. There are million other definitions of designs. Ci sono milioni di altre definizioni per il design. But just for us today, this afternoon. Ma per noi oggi, questo pomeriggio. And for those who will be with me tomorrow and the day after tomorrow. E per coloro che saranno con me domani e dopodomani. We will stay with these three definitions. Resteremo con queste tre definizioni. Okay. Just to have a picture with these definitions. If you are the designer of espresso cups. Giusto per avere un'immagine di queste definizioni, se dovessimo avere un disegno delle tazzine con l'espresso. What's the point about the espresso cup?
qual è il punto, che cosa possiamo dire, il punto della tazzina per l'espresso? If you design an espresso cup. Se si disegna una tazzina per l'espresso. What's the function qual of the espresso cup? La funzione What's della tazzina? What's the joy of the espresso cup? Qual è la gioia della tazzina? The elements inside. The elements inside, okay. Good starting point, yes. Buon punto d'inizio. What sì. else? Cos'altro? The smell. The smell, yes. The fact that you have to bring it up close and then you can smell okay. the aroma. He's a barista? Sei un barista? No. Ah, you could be. Potresti esserlo. What else? Cos'altro? Keep it warm. Tenerlo caldo. Yeah. We actually the fact of where you hold it. Hold it, yes. Should work a little bit. Sì, dovrebbe funzionare anche quello. Yeah. Could you imagine this is now the espresso cup? Immaginate che questa sia la tazzina. Where is the? Dov'è? How you call this in Italian? Come lo chiamiamo in italiano? Manico. Manico, manico. When do we really have fun and the pleasure with this cup? When? What's the situation when you really enjoy it? Qual è il momento in cui davvero si può godere la tazzina, cioè il piacere di avere in mano la tazzina? Qual è il momento del vero piacere? Quando si beve insieme, When we drink it together? Yes. Sì. It's the only one. È l'unico. Yeah. I mean, there are some crazy people who have a little or a big cupboard in their living room, putting 10,000 little espresso cups on the shelf. Voglio dire, sì, ci sono delle persone che hanno forse una enorme credenza in salotto dove mettono tante note tazzine una a fianco all'altra per abbellire il salone. Oh, what a nice cup. Oh, che bella tazzina. But the nice moment is if the neighbor comes in and I can show my collection. Ma il momento piacevole è se viene un mio vicino di casa, io posso mostrare la mia collezione. And of course I can enjoy the smell and I'm happy that it keeps it hot. E ovviamente posso godere anche l'aroma e sono contento che la tazzina mantenga caldo il caffè. And I'm quite glad if I can hold it not to destroy my chemise. E sono anche contento se posso tenerlo per un manico in e non of Cristina. farmelo addosso davanti a Cristina. Yeah. But the real joy is that we spend the coffee together. Ma la vera gioia è poter usare il caffè, insomma, avere quel momento di interazione insieme. And then the cup again, it's of course it's a product. Of course it has to fulfill a functionality. Poi certo la tazzina è un prodotto, ha una sua funzione. But at the end of the day it offers a platform for this interaction. Ma in conclusione in realtà offre una piattaforma per interagire, per un'interazione. Just for this afternoon, okay? Per questo pomeriggio? Va bene così, ok? But whatever we do, a letterbox, it's not about bringing a sheet of paper to another destination. Ma qualunque cosa facciamo, per esempio, anche la buca per la posta, non è semplicemente il fatto di far sì che un pezzo di carta giunga in un'altra destinazione. It's a means. But the target is to have the social interaction. È un mezzo, diciamo, però il vero obiettivo è quello di avere un'interazione sociale. It's so simple, but we all forget about it every day. È semplicissimo in realtà, il problema è che ce ne dimentichiamo quotidianamente. In the when do you want to make a break? It's already half an hour more and then we make a break. That's okay? Facciamo ancora un'ora e poi facciamo una pausa? Even 4:30? Okay, yes. Okay. Good. I would like to present you 7 stories about information design. Voglio presentarvi 7 storie sull'information design. And all the stories are true. It's not fiction. Sono tutte storie vere, non sono romanzate, sono vere. But it's not the only truth. Ma non è l'unica verità. Yeah. So please, it's not that this is a dogma or something like this. It's just an experience I share with you, and you say, "Huh, I've known before," or
absolutely crap, or maybe, yeah. So it's just sharing, yeah. Quindi, mi raccomando. But it's not the wisdom. Mi raccomando, non è un dogma, non è una sapienza assoluta, non è qualcosa che, no? Sono semplicemente le mie esperienze che voglio condividere con voi, fondamentalmente. So don't blame me afterwards. Quindi alla fine non state lì a darmi la colpa o a giudicarmi per quello che adesso vi racconterò. I would like to start with the triple diamond model. E voglio iniziare con il modello dei diamanti tre diamanti. And what you see over there is just the process in 3 stages and 6 phases. Questo è semplicemente il processo in three parts and each part has 2 phases. Tre parti, ognuna delle quali ha 2 fasi. And the important thing is that we open up, we close down. È la cosa we importante open che up, ci apriamo, we close down, ci chiudiamo. We open up, we close down. Apriamo, chiudiamo, ci apriamo e ci chiudiamo. Because we as a designer, we have a tendency, not every one of us, but we have a tendency that someone says, oops, and we say, we need a poster for that. We need that. A poster, or a mail, perché or a movie. Perché può succedere come designer, diciamo questa è la tendenza, no? Che qualcuno dice serve questo e poi noi abbiamo bisogno di un poster, oppure c'è bisogno di questo, ecco abbiamo bisogno di un film. Yeah. Mm? Because immediately we have a picture in our brain. Perché immediatamente c'è questa immagine enorme nel cervello. And we simply skip the 2 tables of discovery, definition, of the development, and then the delivery. We start from the first point and jump immediately to the delivery. E quindi c'è questo rischio di iniziare dalla fase appunto iniziale e poi di saltare la fase della scoperta, della definizione, dello sviluppo e andare direttamente a quello della consegna. Because what in very many cases, we always start from the knowledge what we have and the feelings we have. Perché in genere no, si parte sempre dalla conoscenza personale che abbiamo e dai sentimenti, dalle sensazioni che abbiamo. But in the very first stage, it's important that we skip everything we know. Ma nella fase iniziale è davvero importante non prendere in considerazione quello che noi conosciamo personalmente. I had the pleasure to be in Palermo last year. E l'anno scorso ho avuto il piacere di andare a Palermo. And we made a little workshop and we had a word by random. So someone had a newspaper and we said page number 7 and the 20th word in the third line. Quindi abbiamo fatto questo workshop dove abbiamo fatto un lavoro un po' così a caso, quindi c'era una persona che aveva un giornale lì, siamo andati a pagina 20 del giornale, siamo andati a vedere la 7ª parola all'interno dell'articolo, per esempio. And this word was a little village outside of Palermo. E la frase praticamente in questo articolo era il nome di un villaggio, di un piccolo paese vicino Palermo. I think it was Villa Franca or something. Credo Villa Franca, qualcosa del genere. And the game was that we had around 40 students. E il gioco consisteva in questo. Praticamente c'erano circa 40 studenti. And we said, please go out for half an hour. Abbiamo detto uscite per mezz'ora. And ask 5 people about their associations and their feelings about this little village. E chiedete in giro alle persone che cosa pensano, che cosa provano a proposito di questo paesino. Which means after half an hour we have 200 ideas about this village. E quindi questo significa che dopo mezz'ora avevamo 200 idee fondamentalmente di questo paesino. So we sent them out. Quindi li abbiamo mandati fuori. And with the other professor we went to have an espresso. E con l'altro professore siamo andati a prenderci Number un espresso. Il 7º. And there was the bar and I said, hey, we could ask the people around here about Villa Franca. Stavamo lì al bar e ho detto all'altro professore, hey, possiamo chiedere alle persone qui che cosa ne pensano di Villa Franca. And he said, not here. E lui mi fa, non qui. And I said, why? E io, perché? Because it's the village of the mafia. Perché il villaggio della mafia?
And decide, oh, hopefully all the students will come back. E io ho detto, speriamo che gli studenti tornino. So the point was that we had absolutely no investigation in the bar. Il fatto che non abbiamo portato avanti poi le indagini, insomma, nel bar. We returned back. Siamo tornati indietro. And lucky all the students. E fortunatamente sono tornati anche tutti gli studenti. And of course, out of these 200 dimensions. E ovviamente da queste dimensioni, da queste 200 realtà che ci sono rientrate, 2, 4, 5 had been related to the mafia. 2, 4, 5 insomma, erano relazionate alla mafia. But 190 others had been related to beautiful seaside, best food, nice people, excellent beaches, whatever it was. Però le altre 100, no, gli altri 190 commenti in realtà riguardavano le persone, quindi no, belle persone, un bel posto, un bel mare, un bel panorama, un bel cibo, buon cibo, quindi riguardava tutt'altro. And this is the only one chance to overcome our imaginations, now our first meanings and first ideas. E questa è una delle occasioni che abbiamo appunto per superare le nostre idee, i nostri concetti, yeah, e per poterci aprire al mondo. Clear story? È chiara la storia? Yeah. Mm? But if we now have the 200 dimensions of the city. Ora, se abbiamo però queste 200 dimensioni della città. Of course we need a very special topic and a very special task. Ora abbiamo bisogno di un argomento e di un compito molto speciali. And this is not about knowledge, this is not about wisdom, it's just about your ability to make decisions. E non ha nulla a che fare con la conoscenza, con la sapienza che uno ha, bensì con la capacità di prendere decisioni. So based on these realities you have collected. Quindi sulla base delle realtà che si sono raccolte. You pick out the most essential or the one who thinks, oh, this is accurate or this is a very present. Si sceglie l'argomento, diciamo, che si ritiene più essenziale o più gradevole. And then you work on this topic. E si lavora su questo argomento. And not on the others. E non sulle altre, sugli altri. There's a little city outside of Vienna. C'è un piccolo paesino vicino Vienna. With a fantastic theater. Con un teatro fantastico. And they spend millions to have the best performance on stage. E hanno speso milioni per avere la rappresentazione migliore sul palco. And they didn't understand why the Viennese audience did not come to this city. Also, the program was so fantastic. E gli abitanti del posto non capivano perché i viennesi non si erano spostati per andare a vedere questa rappresentazione che oltretutto era davvero fantastica. Because simply the Viennese audience in their mental map expects this city to be far away from Vienna, so not possible to make on an evening. Ma semplicemente era il fatto che nella mappa mentale dei viennesi questo paesino ha una distanza tale da Vienna per cui non è un percorso percorribile in una serata, insomma, non fai tanta distanza. So it doesn't make any sense to work on the better program than before. Quindi non ha alcun senso lavorare sull'offrire un programma migliore. But to work on the issue, how close is this city to Vienna? Ma bisogna lavorare sul concetto quanto è vicina quella città a Vienna. You get the point? Hai capito il punto? Sì. Mm? That's the point. And then, of course, you have to decide, yes, the next half year we only work on how close is this city to Vienna. E quindi certo. And how is the traffic organized, what kind of time schedules we have. You can skip the program, it's needed, you can make it in the city or in the theater, but not in the communication in Vienna. E quindi bisogna lavorare per dire per 6 mesi, no? Solo su questo concetto di quanto è vicino quel paese a Vienna, quindi i tempi di percorrenza, come migliorare il traffico, come migliorare la vicinanza tra Vienna e la città, e non tanto sul programma, che poi quello verrà da sé comunque dopo. And of course we can imagine how difficult it might be if you're in front of this director of the theater.
Ovviamente si può immaginare quanto sia difficile se si ha davanti il direttore responsabile del teatro. And he has engaged a new actress and the fantastic famous whatever. E lui ha appena assoldato l'attrice famosissima che si conosce chissà che dove. And you have to decide to make advertising on the traffic and not on the E bisogna decidere di pubblicizzare il traffico o la vicinanza piuttosto che l'attrice, no? It's a risk. È un rischio. There's no guarantee whether it works or not. Non c'è alcuna garanzia che possa funzionare. But somehow we have seen in the past experience that the other thing did not work good enough. Però abbiamo visto, in base alle esperienze passate, che l'altro metodo non funzionava bene quanto bastava. So in this phase of definition, it only needs a very, very strong power to say yes. We skip all the other things and we just concentrate on this one topic. Quindi nella fase della definizione bisogna essere davvero molto forti, molto stabili nel dire saltiamo tutto il resto e ci concentriamo solo su questo aspetto, su questo argomento. That's the first phase, exploration. Quindi la prima fase è l'esplorazione. Which means we make blank all our ideas. Il che significa che annulliamo sostanzialmente le nostre idee personali. We collect realities. Raccogliamo le realtà. And then we go for a decision. E poi andiamo verso una decisione. In the second phase we do a very similar thing. E nella seconda fase si fa una cosa molto simile. We have our task. Abbiamo il nostro compito. And then we have our idea what could be possible to do. E poi abbiamo la nostra idea su ciò che si potrebbe fare, ciò che è possibile fare. Which means we need a lot of creativity. Il che significa che abbiamo bisogno di molta creatività. And a lot of possibilities. E molte possibilità. But then there's the lucky situation. Ma poi c'è la fortunata situazione. That the budget is always very, very low. Per cui il budget è sempre bassissimo. And time is always very, very short. E c'è sempre pochissimo tempo. And so it's a very pragmatic decision. E quindi è una decisione molto pragmatica. We can't finance everything. Non possiamo trovare, no, tutte le situazioni, tutte le soluzioni. So again we have to pick out these elements which are really done in an easy and within all the restrictions we have. E quindi dobbiamo trovare la soluzione che ci permette di realizzare il tutto in maniera molto più semplice, più facile, in base agli elementi che abbiamo. But again, it's the same situation that in the exploration phase. Ma di nuovo è la stessa situazione che avevamo nella fase dell'esplorazione. That we are not allowed to skip all the possibilities. Che non possiamo saltare, non tenere in considerazione tutte le possibilità. And really to decide against these possibilities. E quindi decidere contro queste possibilità. And choose the one things which are pragmatic and we promise to have the best success. E scegliere quelle più pragmatiche che promettono di avere successo. This is the point where designers basically stop. Questo è il punto in cui in genere i designer si fermano. Not we. Non noi, vero? Non noi. Because if I have done this beautiful cup, perché se ho realizzato questa bellissima tazzina, I don't want anyone who says, "Oh, that's ugly." Non voglio che qualcuno dica, "Oh, quanto è brutta." I say, "Hey, bad taste." E direi, "Hey, hai cattivo gusto, eh?" We as designers, we can't bear this criticism. E come designer non siamo bravi con le critiche, no? Love it or die, or something like this. Yeah? Ti deve piacere o muori, no? Deve stare sempre qualcosa del genere. Yeah? Non ci sono altre scelte. Have you seen the situations where the designers present something to the client? Mai visto la situazione dove il designer presenta qualcosa ad un cliente? And the client does not immediately say, fantastico. E il cliente non dice immediatamente, fantastico. If the client says, oh, the blue is nice, but couldn't be green. Se il cliente dice, sì, vabbè, il blu è bello, oh, ma no! Non potrebbe essere verde? E tu, no! Never! Mai! And why? Because it's ugly! E perché? Perché è brutto! We are not ready for this criticism, but we have to. Non siamo pronti per le critiche, ma in realtà dobbiamo esserlo. Because it's not about good or bad, perché? But it's about does it work or does it not work. Non ha nulla a che fare se è bello o brutto, ma se funziona o no in realtà. It's always a testing of hypotheses. Oh, sorry. Hypothesis. È sempre mettere alla prova sostanzialmente una serie di ipotesi. There's no receipt, like in cooking.
Non c'è ricetta, ricetta, non c'è una vera e propria ricetta. No ricetta. Because the situation is always different, people are always different, time is always different. Perché le situazioni, le persone sono sempre diverse, il tempo a disposizione è diverso. We try something. Si prova, si sperimenta. But we recheck it afterwards. Però dopo bisogna ricontrollare. And it's not about good or bad. E di nuovo non ha a che fare col bello e brutto. It's always about the consequences. Ma ha a che fare con le conseguenze. How does it feel? How does the meaning is transported? What do you understand? Come viene trasmesso il significato? Che cosa si capisce da tutto questo? Every reality is right. Ogni realtà è giusta. If someone has in his mind the feeling that Brindisi is 100 kilometers away from Lecce. Se qualcuno ha la sensazione nella propria mente che Brindisi è a 100 km da Lecce, then of course we can say, oh, that's wrong. Allora è chiaro che possiamo dire no, è sbagliato. But it's in reality. E però è nella realtà. And if someone has this imagination about the distance, then he will treat Lecce and Brindisi in a distance of 100 km. Però se nella sua mente questa sua sensazione è ha questa percezione che ci sono quei 100 km di distanza, quella è la sua realtà, è la sua percezione. So we have to recheck again, and in this recheck phase we have to offer again as many as possible ways of dialogue. E quindi in questa fase bisogna veramente andare alla ricerca di tutti i sistemi di dialogo. And then we have to go for the learnings. E poi bisogna andare verso l'apprendimento. And then the whole process of course starts again and again. E poi tutto il processo riparte. But we are not allowed to stop at the delivery phase. Ma non possiamo fermarci alla fase della consegna. Because we earn a lot of money with the recheck phase. Perché in realtà sì, what phase? With the recheck phase. With the check phase. Yes, the check phase. The check phase. Perché poi in realtà è nella fase del controllo che si guadagnano tanti soldi. And this is money we can get from the customer. E questi sono soldi che otteniamo dal cliente, dal cliente. Sì. And the very nice thing, if the project is not finished at the delivery phase. E se il progetto non è finito nella fase della consegna. We are still in a contract stage with the customer. E siamo ancora in contatto nella fase del contatto con il cliente. And it's a kind of participative design. Participatory. Quindi è una forma di design dove si partecipa, si compartecipa. Sì. Yes. Good. You agree? Siete d'accordo? Very, very simple. Molto semplice. So simple that we always forget about. È tanto semplice che ce ne dimentichiamo. Because we are creative people. Perché siamo persone creative. But not the others. Ma non gli altri. So it needs a little kind of structure. Quindi è necessario avere una forma di struttura. And of course a phase of building up trust and a collaboration on the project. E anche una fase di costruire fiducia e di lavorare insieme sul progetto. Second story. La seconda storia. Iceberg. L'iceberg. Someone of you know this? Alcuni, cioè avete notato? Sì? Notate? Who has an iPhone? Chi ha un iPhone? Dup, 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 dup. Why is the iPhone so successful? Perché l'iPhone ha avuto tanto successo? Facile utilizzare. It's easy to use. Yes. Right. Sì, giusto. Good starting point. È un buon punto d'inizio. What else? Altro? Scusami. It produces an experience when you use yes. it. Yes. Internet. Yeah. You can have internet. Yeah. What was the device before the iPhone? Che cosa si usava prima dell'iPhone? In the Apple history. Nella storia dell'Apple. Della Apple, cosa si usava? Più apparecchi. More devices. Yeah, but what was the predecessor of the iPhone of Apple? What was the product before the iPhone? Prima dell'iPhone, qual era il prodotto che si utilizzava? The iPod. iPod. iPod, yeah. You remember the iPod? Ricordate l'iPod? Yeah. Why was the iPod so successful? E perché l'iPod ha avuto tanto successo? Per la sua estetica, per il suo design. For the aesthetics, for its design. Yes, the others hadn't been that bad.
Ma gli altri non erano tanto male. Almost. For the size. Apple is always better. Yeah. Always. Oh, it's a religion. Realtà, no, in realtà era sempre pessimo. No discussion. Non si discute. No, no check face. La capacità di contenere molte informazioni. The ability to contain lots of information, because you have music and personal information. Yeah. What was the machine of the iPod? Why was the iPod at the end more successful than all the others? Ma perché l'iPod poi alla fine era, ha avuto più successo di tutti gli altri? Which software? Which one? Qual era il software? Yes. Yeah. iTunes. Yeah. The reason why the iPhone was so successful was because iTunes was so successful with the iPod. iPhone ha avuto tanto successo perché iTunes ha creato il successo nell'iPod. And out of iTunes we have the App Store. E grazie ad iTunes poi si ha l'App Store. And it's so easy to handle, so smooth to do it. Ed è così facile da utilizzare sostanzialmente. It's like the mail system of our post. È come il sistema postale di cui parlavamo prima. To sell this very beautiful, nicely designed, usability at the maximum and gioia absoluta. Per vendere questo prodotto di estrema facile utilizzo e di design bellissimo, tutto quello che vi pare. This is just the peak of the iceberg. Questo però, ricordatevi, è solo la punta dell'iceberg. L'accesso all'ecosistema. Sì, access to the ecosystem. Exactly. Esattamente. Yeah? And the ecosystem is the bottom of the iceberg. E l'ecosistema è la base dell'iceberg. It's the systematics and the structure of the organization. Ha a che fare con la struttura, con le sistematiche dell'organizzazione. Yeah. Again, the very well experienced and proven system of the post. Ancora una volta il sistema appunto delle poste. In contrast to the chewing gum company. In contrasto con la società delle gomme da masticare. Yeah, because the system is already there. Because the system is already there. Perché yeah, il sistema già esiste. Yeah. Mm. So whenever we design something in information design, whether it's a wayfinding system, it's manuals, it's orientation, it's a long education process. Quindi qualunque cosa disegniamo nell'information design, che abbia a che fare con il processo educativo dell'istruzione o di qualunque cosa vogliamo andare a disegnare. We always start at the bottom of the iceberg. Si inizia sempre alla base dell'iceberg. And when this is in a very stable situation, e quando questo poi ha una situazione stabile, we start with the artifacts which is visible. E si parte si va con poi gli altri elementi che diventano visibili. Okay. Va bene? Now you see it. Ora lo vedete? Okay. One more maps for walking. Context. You are familiar with maps of cities. Conoscete, no, le mappe delle città, sì? And you probably know this situation where the tourists on the piazza start to turn the map like this. Probabilmente avrete notato situazioni dove il turista in piazza sta lì che gira la mappa in questo modo. Giusto? Yeah. Because I don't know whether it's in Italy the case, but in mid-Europe, all our maps are north-up. Non so se è lo stesso per voi qui in Italia, però diciamo in altre parti d'Europa, almeno dove vengo io, le mappe hanno sempre un punto di riferimento verso l'alto, no? Yeah. Mm-hmm. Of course, a map in my hand is difficult, but even the fixed maps in the city are always orientated to the north. E anche le mappe relative alle città sono sempre orientate verso il nord. Mm? And of course, if one, like the native people who are familiar with the situation, they know where is east and where is west and where is south. Chiaramente i nativi sono ben consapevoli magari di dove è nord, sud, est, ovest nella propria città. But if you're totally unfamiliar with a new city, ma se si è assolutamente non familiari con una nuova città, you don't care about north. Non ti importa del nord. Right? Because you want to see, okay, this is on my left side, so it has to be here. Okay. And this is on the map on the right side, so I have to go there. Quindi in realtà tutto quello che vuoi sapere dice, vabbè, questa cosa è alla mia sinistra, quindi devo andare in questa direzione. Quest'altra cosa è alla mia destra, devo andare di là. And if I stand on the other side, I can't turn it like this.
E se sto sull'altro lato, non posso girarlo semplicemente così, giusto? Ma dovrò fare così. And like this. Yeah? But because if I'm walking, the biggest risk is always the first step in the right direction. E quando cammino, chiaramente il rischio maggiore è sempre il primo passo nella giusta direzione. And I'm always pissed off if I go in the wrong direction. E mi secca sempre se sto andando nella direzione sbagliata. And this is context. E questo è contesto. We always have to regard and consider the very special situation. Dobbiamo sempre prendere in considerazione le situazioni particolari, speciali. And when you have been in London, they have the legible wayfinding system, Legible London. E c'è a Londra un sistema molto leggibile. Then you see the displays in the street. Si vedono proprio i display per strada. And they are always just to the point of the context of this specific place. E fanno sempre riferimento al contesto del punto specifico in cui ci si trova. And this is context. E questo è contesto. There's also context if you drink a coffee in Vienna and a coffee in Napoli. E c'è anche un contesto se si beve un caffè a Vienna anziché a Napoli. What do we have in common, Napoli coffee and Viennese coffee? Che cosa c'è in comune tra il caffè viennese e quello napoletano? No, you have the better coffee. No, voi avete il caffè migliore. But what comes along with the coffee? Che cosa si prende insieme al caffè? Che cosa c'è insieme? Ah, pasticceria, no? Pasticceria, no? The water. L'acqua. L'acqua. But in Vienna we drink the water before or afterwards. Ma a Vienna beviamo l'acqua prima o dopo? Dopo. Dopo. Because the coffee is so bad. Perché il caffè è pessimo. Because the story in Vienna is that the coffee smell makes you thirsty. Il discorso che avviene, l'aroma del caffè ti rende assetato, ti fa venire sete. And also that the coffee takes the water away of your body. E il caffè ti disidrata anche, c'è questo concetto, no? So you are offered a glass of water to compensate. E quindi ti viene offerto un bicchiere d'acqua per compensare la disidratazione. But in Napoli? Ma a Napoli? You have to drink the water before. Devi bere l'acqua prima. To be clean in your mouth. Per pulirti la bocca. And really enjoy the taste of the coffee. E goderti il gusto del caffè. And it's absolutely okay to go with the smell in your mouth on the street. E va benissimo se poi ci si allontana, si va in giro per strada con la bocca che sa di caffè, no? Che ha questo odore. This is context. Questo è contesto. It was very nice in Napoli. The barista put just the plate here and the cup of water, and then he waited until I finished the water, and then he served the coffee. Ho avuto un'esperienza bellissima a Napoli dove il barista mi ha servito il piattino con sopra il bicchiere dell'acqua e è rimasto lì ad aspettare finché io non ho bevuto il bicchiere d'acqua e poi mi ha servito il caffè. So we have absolutely the same setup, we have the same elements, but we have a different context. Quindi abbiamo lo stesso ambiente, diciamo, gli stessi elementi, ma abbiamo un contesto diverso. If we are not aware of the context, we mess it up. E se non siamo consapevoli del contesto, rischiamo di rovinare tutto. You agree? D'accordo? Easy. Another story, who again from Palermo. Of course, I was not really well prepared when I went to Palermo and had been looking for my bed and breakfast. Un'altra storia relativa a Palermo, diciamo che non ero preparatissimo quando sono arrivato lì e stavo cercando un bed and breakfast. And someone told me take the bus number 55. E qualcuno mi ha detto prendi l'autobus 55. And I was lucky to find this autobus. Già sono stato fortunato nel trovare l'autobus. And in the bus I went to the next one and say could you please help me? Aiuto. E sull'autobus ho detto a qualcuno ti prego and, aiutami. Showed the address of the bed and breakfast. E mi ha mostrato insomma i migliori bed and breakfast. And this nice guy took my letter to the driver of the bus. Quindi dopo aver mostrato al signore dove volevo andare al bed and breakfast, ha preso il mio biglietto ed è andato all'autista. And the nice thing is that the bus really stopped at the entrance of the bed and breakfast. E la cosa bella è che proprio l'autobus si fermava proprio all'ingresso di quel bed and breakfast. Fine, Bello, no? Is this the idea of the public bus?
questa è l'idea che si ha del, dell'autobus pubblico? No. No. That's the idea of the taxi. Of the? Of a taxi. E questa è l'idea più di un taxi. It's very charming, but if everyone of the 30 people in the bus behave like this, we never will arrive anywhere. Però è bellissimo, per carità, ma se tutti si comportassero in questo modo in un autobus, nessuno arriverebbe da nessuna parte, fondamentalmente. It's not the idea. Non è quella l'idea. So, what we do is, if we design something, we offer efficiency. Quindi quando disegniamo qualcosa, offriamo efficienza. If we know the rules. Se conosciamo le regole. If we have an announcement with the dishes of the day. Se abbiamo per esempio un annuncio con i piatti del giorno. We have a chance that more people than two get a lunch during midday. Abbiamo la possibilità che più persone, che se non solo due, no, si fermeranno e pranzeranno. Imagine the restaurant of a big company. Immaginate il ristorante di una grande società. And if each of these 200 employees. E se ognuno dei 200 impiegati ask the cook, oh, what about today? What kind of dishes you can serve? And then the cook 200 times lists all the dishes of the day. Chiedessero al cuoco, oggi che cosa c'è da mangiare? Oggi cosa si mangia? Cioè il cuoco perderebbe il tempo a elencare per 200 volte che cosa c'è da mangiare. It's very nice. Eh sì, sarebbe molto bello. Lot of passion. Tanta passione. But it takes too long for lunch. Ma poi si impiega troppo tempo per pranzare, no? I can do that in the evening. Posso farlo la sera. In this nice cozy little restaurant. E in un bel ristorantino. If I pay 10 times more than in the cantina. Se pago 10 volte di più di quanto non pago alla mensa. But not here. Ma non in una mensa. So if we offer a nice menu card. Quindi se offriamo un bel elenco un bel menu, easy to understand, facile da capire, that it's non table serving but self service, che non servono al tavolo ma è un self service, that I know the dishes, e conosco i piatti, that I have not 10 discussions about what comes along with the verdura and the pasta e non and ci sono discussioni infinite su che cosa c'è insieme al primo piatto, il secondo, la verdura, il dolce, and no discussion about the price, e nessuna discussione relativa al prezzo, then I have the chance that in this lunch break 200 people really get something to allora eat. Ci sono buone possibilità che durante la pausa pranzo i 200 impiegati effettivamente mangeranno qualcosa. If we offer how you say? There's no one here. Escape way. Escape? Escape. Ah, le uscite di emergency. Sicurezza. Qui non ci sono uscite di sicurezza d'emergenza. There's no escape sicurezza. Non ci sono qui. Just go here. Andate, dove capita? In that case, it's just the point as speedy and as quick as possible, all the people get out. In quel caso, chiaramente, avendo l'uscita d'emergenza, le persone escono rapidamente, giusto? It's about efficiency. E di nuovo ha a che fare con l'efficienza. So I think it's Francesco Franci. Francesco Franci. Franci, sorry. Franci. And he says design is organization. E lui dice il design è organizzazione. And this is about efficiency. E riguarda di nuovo appunto l'efficienza. You agree? Siete d'accordo? Yes. Good. Then one story more. Ancora una storia. Latch, we will talk about after the break. Di questo parleremo dopo la pausa. And it's another Italian story. È un'altra storia italiana. I'm very sorry. It's a story from Treviso. Una storia da Treviso. And we had the issue that in a city like Treviso. C'era il problema che in una città come Treviso. How to make something public. Come rendere una cosa pubblica. So in a city full of advertisements. Quindi in una città piena di pubblicità. Busy and noisy. Rumorosa e con tanto movimento. If I have lost my dog. Se ho perso il mio cane. How to communicate to the community. Come faccio a comunicare con la comunità? Place announcements. Yes. Where? Dove però? Billboards. Digital billboards.
Digital. Digital, okay. What's a typical name of a dog in Italy? Qual è un nome tipico di un cane in Italia? Nome tipico? Fido. Fido lost. Perso Fido. My Fido. Mio Fido. Mio Fido. Dove mio Fido? Dove mio Fido? That's the one point. Is it difficult or not? Yes. È o non è difficile? È difficile. È difficile. Yeah. It could be a solution if you change your perspective. Potrebbe essere una soluzione se si cambia prospettiva. Imagine you have found a dog. Immagina invece di aver trovato un cane. What would you do if you find a dog? Che cosa fai se trovi un cane? If you think about the situation that you find a dog, se pensi alla situazione in cui trovi un cane, it helps you to go for a strategy. Ti aiuta a trovare una strategia. If you have lost your dog. Nel caso in cui l'avessi invece perso. You agree? Siete d'accordo? But what is much much better? Ma ciò che è anche molto meglio. It's not from me. It's from the people of Treviso. Non è una mia idea, ma dalla gente a Treviso. You have to be in the situation of the dog. Devi trovarti nella, devi immaginarti come se fossi il cane. Because what a dog very fantastic. What kind of sin? Perché qual è il senso sviluppato nel cane, and no? And very very bad. And the very very bad one. E qual è quello pessimo invece? Sì. You're asking which is the bad one? And what a dog really not possible to do? E invece un cane che cos'è che non può fare? Parlare. Talk. Parlare. We don't understand, but he's quite good at that. Looking. No, è guardare. Dogs can't see very very good. I cani non vedono molto bene. Yeah? They can see movements. Vedono i movimenti. But they don't have a clear view in the distance. Ma non hanno una vista chiara in distanza. Have you ever seen a dog? Do you have this in Lecce? A cook, the shape of a cook. Non so se ce l'avete qui a Lecce, ma c'è proprio la sagoma di un cuoco. Made of wood, standing on the street with the menu in front of him. È la sagoma di un cuoco su per strada, you know, con il menu, no, scritto sopra. Yeah. Ce l'avete? If you take a dog and pass by. Se prendete un cane, no, e ci passate accanto. Then the dog is always frightened by this. Il cane viene è spaventato dalla sagoma. Because he can't smell the human being. Perché non riesce ad annusare, non sente l'odore dell'essere umano. So he's getting closer, and once there's the shape of a human mankind here, but he didn't smell beforehand. Quindi si avvicina, sì, vede la sagoma, no, di un essere umano, però non sente l'odore. So if you have lost the dog, we could assume that your Fido also wants to come back to you. If you treated him. Quindi se hai perso il cane si può anche immaginare che Fido, se l'hai trattato bene, voglia anche tornare, no, a casa. So take your old shoes, put it out in the street. Quindi go to the places where you have been together with the dog and put up your trace in the sin and in the capabilities of the dog. Quindi può essere utile togliersi la propria scarpa, andare per strada nei luoghi dove eri solito andare in giro con il tuo cane e ritracciare con i tuoi odori le zone in cui andavi col Fido. I confess that it's a really crazy story. E confesso che è una storia davvero folle. But imagine this is the form of your finance ministry. For the tax declaration. Ma immaginiamo che questo è il modulo per poter dichiarare le tasse. You have all the three positions you can exercise. First, the finance minister, to get as much money as possible. Innanzitutto ci sono solo tre situazioni che potresti definire. È quella di riuscire a ottenere comunicare la tua posizione praticamente di tasse per riuscire a ricavarne il più possibile. Does the Guardia Finanza has an interest of being clear? Per la Guardia di Finanza ha l'interesse che il modulo sia chiaro, giusto? No. The more difficult it is, the more money for your advocates, the more punishment afterwards, the more discussions they want to have as much as possible out of that.
The more clear it is, no, the less clear. Meno chiaro è, chiaramente, allora poi più ci saranno soldi che investiremo in avvocati, più ci saranno indagini, più ci saranno evasori e più ci saranno, no, persone che non pagano le tasse. Now we have the usability. On the other hand, does the citizen has an interest in a clear declaration? Ora andiamo nell'ambito dell'abilità, parliamo del cittadino. Il cittadino ha interesse che le dichiarazioni siano chiare, il modulo sia chiaro? No. No. Oh, we can hide this. We can forget about this. Possiamo dimenticarcene. We can negotiate on that. Possiamo negoziare, lo possiamo nascondere, dai, lasciamo perdere. Maybe it helps to get the perspective of the form. Forse aiuta a vederlo dalla prospettiva del modulo. Again, it's not a guarantee that it works, but it's a different approach. Ancora una volta, non è una garanzia che possa funzionare, però è un approccio diverso. If I am a form, imagine you are the form. Immaginatevi, voi siete il modulo. Okay? How can I please the finance minister? Come posso compiacere il ministro delle finanze? And how can I please the citizen? E come posso compiacere il cittadino? And perhaps then we have a nice solution on that. E forse si trova una bella soluzione in questo modo. Ok. That's the story about the dog of Treviso. Questa è la storia del cane di Treviso. And after this cane, it's time for a rest. E direi che dopo il cane adesso è il momento di una pausa, che dite? Ok, grazie. Thank you. We have another story. With I'm not translating. With two non-ledge people. Non-ledge or non-ledge? Abbiamo un'altra storia relativa al contesto di due persone che non sono di Lecce. He told the story. Nobody cares. It's only for non-ledge. Funny. So we are back again. Però siamo tornati. You know this? Conoscete? Okay. Lego is fine, yes. And? Edifix. Why did you know? Com'è che lo sapete? Che cosa ve l'ha fatto capire? The colors. Colors. And the size. Absolutely clear. Or è chiaro, no? Once the color matches and the size is right because they are not bigger than this. Chiaramente i colori sono giusti anche la dimensione perché answer. Non sono più grandi di questo, no? Why is this obelix and asterix because color and size? Colore yes. E dimensione, sì. What's the good thing about obelix? Qual è la cosa bella di obelix? Yes. Stomach. And? Giant. Yes, I mean it's like this, the size. Voglio dire, ricordate la misura qui è tanta, cioè. Lego. But it's not size, it's the color of the pants. Yes, and okay. Obelix never ever does what? Obelix non fa mai e poi mai che cosa? A diet. Right. Believe me, he eats also the paper. Mi mangia solo la carta. What else? Cos'altro? And it makes so easy for us to know that this is Obelix? Qualcosa che ci facilita, ci fa capire subito che è Obelix. He never changes his trousers. E non cambia mai i pantaloni. Ah, thanks. He's absolutely consistent in his appearance. È coerente nel modo in cui appare, no? If you know Asterix and Obelix, you know those. E allora conoscete anche questi.
Quack. Yeah. What's the funny thing about Mr. What? Paperino. Paperino? Mm-hmm. The first one. Mm-hmm. Paperino. Paperino. What's it in English? Donald Duck. Right, yeah. What does it mean, Paperino? Paperino, a small duck. Small duck. Okay. What about the trousers of Paperino? Che dire dei pantaloni di Paperino? He doesn't have trousers. Yes. Can you imagine? This American duck is absolute bottomless on the stage. Questa papera, no? Americana, praticamente è senza pantaloni. But then he feels shame. Ma poi si vergogna. Tonda. E quindi? Che fa? Without his t-shirt, when he puts off the top jacket, then he is like this. Although he always is like this. Normalmente va in giro così, no? Però se si toglie la maglietta, la giacca, poi se ne va in giro così tutto vergognoso. So, one more? Ancora uno? Yes o no? Sì o no? Why? Perché? What's the name of them? The Simpsons, Marge. Too boring. È troppo noioso, dai. Marcia or something like that. Marge. Marge. Okay. Why Marge? The hair. The hair, i capelli. Clear. È chiaro, no? What else? Che what? Altro poteva essere? And those? E questi? And those? E questi? Olio e beige. Probably I don't know the show. Italian soccer players. Soccer team? Yes, of course. Balotelli. You see Buffon? Balotelli. You also know the others? Conoscete anche gli altri? Buffon. Yeah, and? Totti. It's your team, not mine. È la vostra squadra, non è la mia. Yeah. What do we have to know to decode this? Che cosa dobbiamo sapere per poter decodificare questo? The context. Il contesto. What else? In the dillo in italiano, per favore. Se non è la scuola di calcio, magari di un cartone o qualcosa che non si conosce in Italia. If it's not the soccer team, it would be, however, like the cartoon or something that we know in Italy. But we know it's the soccer team. Ma sappiamo che è la squadra di calcio. What else? It's like Obelix and Asterix. This is the soccer team. Come Obelix e Asterix, non può essere altro. Who else could be the man in the middle than Balotelli? Può essere solo Balotelli, no? Quello al centro. There's no other one looking the same. Non c'è nessun altro che gli assomigli. But what do we have to know to decode it in a very easy way? Che cosa dobbiamo sapere per poterlo decodificare in maniera semplice? Remember how much knowledge and experience you need to decode Asterix and Obelix. Ricordate quanta conoscenza. And what else do we need in this special case? Serviva per decodificare Asterix e Obelix, e quindi di che cosa abbiamo bisogno in più per poter decodificare questo? The colors of the shirt. Yes, very. What was so difficult after the Ninja Turtles? Cos'era difficile delle tartarughe ninja? Abbinare il nome al colore della fascia. To put the name to the depending on the. No, but when we switched from the Ninja Turtles to the Italian. No, quando ci siamo spostati dalle tartarughe andare da Paperino alle tartarughe è stato semplice. Passare dalle tartarughe alla squadra, cos'è che è stato difficile? Going from an abstract concept, like cartoons,
to something real. Of your brains, you had been in this category of comics. Eh sì, perché il cervello era impegnato nei fumetti. Because we had a sequence of Obelix and the Ninja Turtles and the Simpsons and avevamo avuto proprio la sequenza, no, di tutti i vari fumetti, e adesso si cambia categoria. Ma ora se faccio questo è la Spagna. Due secondi, neanche. Questa è la cosa bellissima dell'apprendimento. Una volta che il cervello è su un sentiero ben preciso, possiamo saltare gli altri elementi e arriviamo subito al dunque. To really specify all these players like Andres Iniesta and Torres and Pepe, not Pepe, Ramos, Xavi, I think so, yeah, Xavi, is that we have to know what was the team in 2012. Il fatto è che per poter dare un nome a ogni giocatore bisogna conoscere la squadra del 2012. If we know the context, not only of the team, Obelix is always the same. Obelix è sempre lo stesso, per dire, no? That's the nice thing. In that sense, you can play it with 2006, 2008, 2012, 2014. This is something for specialists. Questo invece è una cosa più per specialisti, cioè devi sapere ogni anno come era composta la squadra. Ma ciò che sto cercando di dire è che la semplicità non è mai stupidità. And the more we simplify, e più si semplifica, the more we have to rely on knowledge and experience. Più dobbiamo affidarci sulla conoscenza e sull'esperienza. Otherwise we are lost. Altrimenti siamo persi. Can you imagine, do you see this? Lo vedete? What you see over there? Cosa vedete? Yes. Un mattoncino unico. But it's, sorry? Idefix. Idefix. The dog. Ah, il cane. No, that's I don't the know. Name in Italy. Come si chiama in italiano? Il cane. Idefix. Or something else, no? Oh, è proprio lui. Solo per thank you. So whenever we simplify, we have to be sure that we have had an education process or we are absolutely aware of the context of the situation. Quindi quando semplifichiamo dobbiamo essere sicuri che siamo consapevoli della situazione, che comunque abbiamo seguito un processo di istruzione. And in that sense, if we would like to simplify, and simplify means that we can visualize. What we have seen about Obelix is nothing else than a visualization. Semplificare fondamentalmente significa visualizzare, no? Quello che abbiamo visto di Asterix e Obelix è una visualizzazione. And to make it simple is we reduce everything which is just unnecessary. Per poterlo fare, per semplificare, dobbiamo ridurre tutto ciò che non è necessario. We don't have the skyline of the little village, we don't have the Roman soldiers, nothing. We just have the three elements. Non abbiamo i soldati romani, per dire, non abbiamo il cielo azzurro, non abbiamo, no? Abbiamo semplicemente Asterix e Obelix. The three are organized. We have Asterix, Idefix and Obelix. E quindi abbiamo just the setup of the three people or the four people, Tic, Tric and Trac. What's the name of Tic, Tric and Paperino, qui, qua, qua. Yeah, but the other, qua, 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 qua. Qui, qua, qua. Okay. It's a kind of organization. È una questione di organizzazione. And March alone would be much, much more difficult than in the context of the family. E Marge, vista da sola, sarebbe molto più difficile da identificare se non fosse nel contesto della famiglia. And Homer, almost impossible to recognize. E Homer, praticamente impossibile, no? Then we have a contrast. Poi abbiamo il contrasto. Yeah? Contrast of the trousers of Obelix to all the rest. Il contrasto. It's always specific. You see the trouser in the comic and you know, oh, Obelix is behind. Il contrasto, per dire, dei pantaloni, no? Yeah? Di Obelix. Quindi già identificando quello, sappiamo solo quello che si tratta di quel personaggio. The other point is the more we educate, the more we can simplify. E più si istruisce, più possiamo anche semplificare. If we would have started with
the Spanish football team and then switch over to the Ninja Turtles, it would be much, much more difficult compared to a way of education. Se avessimo iniziato dalla squadra spagnola per poi andare, per dire, alle Tartarughe Ninja, sarebbe stato molto più complesso che non seguire il processo che abbiamo fatto in questo momento. In this education, and this is now it's a very political point of view. Political? Yes. Ed è una questione, un if you're afraid, vista, you don't have to translate. Ed è un punto di vista politico. But it's one of the responsibility of a designer. Ma è una delle responsabilità di un designer. You know the navigation system in the car? Conoscete il sistema di navigazione nella macchina, no? Sì. Do we have any idea where we are? Abbiamo la più pallida idea di dove ci troviamo? No. 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 Ahead, turn to the right. After 200 meters, turn to the left, turn to the right. Now you have reached your target. Vai dritto, continua dritto, gira a destra, dopo 200 metri gira a sinistra, adesso continua dritto ancora. Tra 200 metri avrai raggiunto la tua destinazione. Are we able to find back? Siamo in grado di tornare indietro? No. Never, huh? No. This is politics. Either we regard our citizen stupid and silly, then we have a system like a navigation. We have a lot of information. We say, do this, do that, do this, do that, and you will find your way. Absolutely right. This is the one philosophy. C'è una filosofia, innanzitutto è una questione veramente politica, perché c'è la filosofia dove possiamo ritenere il nostro cittadino fondamentalmente stupido, ignorante, dove gli diciamo fai così, fai colà, giri a destra, tra 200 metri arrivi a destinazione, questo è. The other way is you give an impression of the organization, of the setup, of the landscape. Un altro sistema può essere invece quello di definire l'ambiente, di dare informazioni e di dare un setting in cui ci si trova. And then it's a philosophy of enabling people. E a quel punto diventa una filosofia di rendere le persone capaci. And it depends on the design, which way you choose. Quello che poi decidi, quello che scegli. Both can be successful. Possono entrambi avere successo. Depending on the definition. In base alla definizione. If we would like to choose the second way of enabling, then the point is how quick we can start this education process. Se vogliamo scegliere l'aspetto del rendere il cittadino capace, allora dobbiamo chiederci anche quanto si possa velocizzare, si possa iniziare velocemente questo processo. It's more difficult. È più difficile. It needs more power and resources. Chiaramente sono necessarie più risorse, più potere. It could really be exhausting. Potrebbe essere anche estenuante. But it's more stable. Però è più stabile. You see the link to your project, for instance? Il legame col progetto. We can say this is forbidden and this is okay. Possiamo anche dire questo è proibito e questo va bene. That's the navigation system. Quello è il sistema di navigazione. I have to look on the list whether this is okay or not. What to do with this, or can I do this on my playground or whatever? This is the navigation system. Questo è il sistema di navigazione, quindi vado a leggere, vado a vedere se posso farlo, cosa fare, quando farlo. Which is an organization of how to put the message and the rules outside. Ed è un modo di organizzare le regole, il messaggio che si vuole mettere, no, a disposizione. Or you choose the other way. O si sceglie l'altro sistema. Which means enabling and educating the people. Che significa istruire le persone e renderle capaci. In that sense here there is no judging which one is better or not. It's just that we are aware of the two possibilities. In questo contesto non dobbiamo decidere, scegliere se un sistema è migliore dell'altro. Dobbiamo solo essere consapevoli che ci sono i due metodi. Ok. Va bene? Bene. Whatever we educate, we can make more simple, we can skip, because people know already how it works. Quando riusciamo a educare, insegnare, chiaramente possiamo anche rendere le cose più semplici, perché si può ridurre, si possono saltare certe fasi, le persone sono già conoscono il contesto. How to behave in the restaurant, how to behave at home, how to eat the dolce, and whatever it may be. Come portarsi a casa, come mangiare in un ristorante, come mangiare un dolce. If we have learned this, we don't need on the pinboard
the rules of how to order, how to pay, how to sip, what to do with the sugar. If we know it, we can rely on that. Se siamo già stati istruiti, se già sappiamo come comportarci, c'è già stato detto, no? Diventa tutto più semplice, non è necessario ristruire nuovamente. The more we know the context, the more simplify we can. E più si conosce il contesto, più si può semplificare. The more far away something is, the easier it seems. E più una cosa è distante, più sembra semplice, più sembra facile. Can you imagine that we found a corporation in 3 years? Immagina che troviamo una collaborazione, no? Tra 3 anni. 3 years? Why not? Can you imagine that we start common business tomorrow? Ma immagina che iniziamo a lavorare insieme anche domani. Might be difficult. Forse è difficile. No. Distance always makes it easier. La distanza rende le cose sempre più facili. Can you imagine to sponsor this workshop in 2 years when it will be done again in Lecce? Oh, yes, I can imagine. Potete immaginare che il workshop venga riorganizzato tra 2 anni a Lecce, no? Dici, sì, è una bella cosa. Next week. Next week. Tomorrow we have a workshop. No, domani abbiamo un workshop. We still miss some money. Can you imagine? Immaginate. Distance. The more far away in time, but also in location, più the una more cosa easy it is. È lontana sia in proprio geograficamente che nel tempo, più sembra facile. If we talk about geographic distance, it's not the real distance, it's the mental distance. Parlando di distanza geografica, quella non è una distanza reale, piuttosto una distanza mentale. You know the landscape of Austria? E conoscete il panorama un po' almeno dell'Austria? Avete in mente, riuscite a immaginarla? Imagine Vienna is here. Immaginate che Vienna sia qui. Then we have here the Swiss border. Poi qui c'è il confine svizzero. And we have a little department here for Alberg, a very little cozy place. E poi c'è un bel posticino qui, molto. Dornbirn. This is the name. You know what over here is? Cosa c'è da quest'altra parte? It's not Austria anymore. Non è più Austria. Slovenia is here. Slovenia qui giù. It's the Ukraine. It's what? Ukraine. Ah, l'Ucraina. Lemberg, Lviv, which is the biggest city in the west of Ukraine, is as far as then Dornbirn on the other side. La città più grande in Ucraina dista da Vienna tanto quanto l'altra città sul confine svizzero da Vienna. If there's a civil war in the Ukraine, people in Vienna don't care because it's far away. Ma se c'è un evento in Ucraina, la gente a Vienna non interessa perché è troppo lontano. If it would be in Dornbirn, then there would be excitement. Ma se è organizzato nella città svizzera, tutti, sì, andiamoci. It's the mental distance we have. È la distanza mentale che abbiamo. The other things is feelings and trust. Poi ci sono i sentimenti e la fiducia. If it feels good, cioè una cosa you can simplify. Sentire bene, no? Si può semplificare. If it feels good, you will trust. E se ti fa sentire bene, ti potrai anche fidare. If I trust the cook or whatever, say, bring me something nice to eat. Se mi fido del cuoco, gli dico, portami qualunque cosa da mangiare. Simple. È semplice. If I don't trust the waiter and don't trust the cook, I will specify exactly what I want to have. Se non mi fido del cuoco o del cameriere, allora no, dirò esattamente che cosa che voglio mangiare. Which simply makes it more difficult. Il che lo rende più difficile. Ok. Va bene? Yeah. You can compensate or you can gain simplicity by the good feelings and by the trust. Si può ottenere semplicità grazie proprio a un fatto di sentirsi bene e all'avere fiducia. And the other thing is, of course, if you have the good feelings and the trust. E se hai buoni sentimenti e hai questa fiducia. Then you can stay open. Allora si può restare aperti. Yeah. If you can trust for a nice evening, then you don't care what kind of restaurant it will. Se ti fidi che comunque la serata sarà gradevole, non ti interessa poi in realtà in quale ristorante andrai, no?
It sounds not related to design, but it is related to design. Sembra che non sia relazionato al design, ma in realtà lo è. Yeah. Good. The basic line is skip the obvious and just show and talk about the relevancy. Fondamentalmente yeah? Qui stiamo dicendo di saltare l'ovvio e di mostrare ciò che è rilevante. But exactly to know what's the relevance and what's the obvious, you have to know the context. Però per sapere che yeah? Cos'è ovvio e che cos'è rilevante, bisogna conoscere il contesto. There's a very nice quote of Viktor Papanek. Viktor Papanek, c'è una sua citazione. And he said, don't design something you don't understand. Che dice di non disegnare ciò che non comprendi. Good. We are now back to some more stories. Torniamo alle storie. And just a second. Old friends, we know. Vecchi amici, no? Ormai li conosciamo bene. So, we had the dog approach. Quindi c'è stato l'approccio del cane. And finally, to keep the promise, what about the espresso? E ora, per mantenere la promessa, parliamo un attimo dell'espresso. But I think it's obvious now. Huh? Ma credo che ormai sia ovvio il senso, no? Il discorso. Just to repeat it very brief and strong. Ma per ripeterlo in maniera breve, ma forte. For a real good espresso, you need excellent content. Per un ottimo espresso hai bisogno di un ottimo contenuto. If the beans are of low quality, you can't expect a good espresso or caffè. Se il chicco di caffè non è di ottima qualità, non ci si può aspettare neanche un buon espresso. If you have the concept of a caffè americano, se c'è il concetto del caffè americano, who cares about the beans? A chi interessa il chicco? It's a lot of water, a little bit of heat. I never have understood the concept, but there must be a concept. Personalmente non ho mai neanche capito il concetto, insomma, c'è tanta acqua, un po' di calore. Just carrying a jug with me. E si porta in giro questa enorme tazzona di... I don't know, but it's a different concept. Però è un altro contenuto. Also the caffè cappuccino is a different concept. Anche il cappuccino, no? Il caffè col cappuccino è un altro. It means sitting down, having a chat, spending more time. It's not bad or worse, it's just a different concept. È semplicemente un altro concetto, non è che sia migliore o peggiore, ma è un altro, significa sedersi, chiacchierare un po', rilassarsi. If we translate it into graphics, then the cappuccino could be illustration. Allora, se lo vogliamo trasmettere in un design, il cappuccino può essere un'illustrazione. When it comes to the escape wayfinding, quando parliamo del trovare le uscite d'emergenza, should be quick. Dovrebbe essere qualcosa di immediato, no? Dovremmo it's poterlo not fare time in maniera for the cappuccino. Non è il momento, yeah? Non abbiamo il tempo del cappuccino, no? Nice with the whipped cream, yeah? But, buono con la panna anche I want il cappuccino. To get out, yeah? Però io da qui voglio uscire. In information design only, we prefer the espresso. Nell'information design preferiamo l'espresso. It should be quite short. Dovrebbe essere tutto abbreviato. Don't bore the people with endless stories. Non bisogna annoiare le persone con storie interminabili. Be at the point. Bisogna essere andare dritti al punto, essere precisi. Like the caffè. Come il caffè. One sip, done, next. Un sorso, fatto, andiamo avanti. Simple. Semplice. If your system is too complicated, it won't be open and flexible enough. Se il sistema è troppo complesso, non sarà abbastanza aperto. If I need a big machine to make my little espresso and it costs 2000 euro. Se ho bisogno di un macchinario enorme che costa 2000 euro per farmi un espresso. That's not information design. Questo non è information design. Yeah. You agree? Siete d'accordo? Easy to understand. But finally, it's about the aesthetics. Ma fondamentalmente alla fine ha a che fare con l'estetica. Making it sweet. Renderlo dolce. It always needs the representation, it always needs the aesthetics, it always needs the beauty. Ha bisogno sempre della presentazione, dell'estetica, della bellezza. Functionality is not the excuse not to rely on aesthetics. E la funzionalità non può essere la scusa per non affidarsi sull'estetica. For Italians easy to understand, no? Per gli italiani è facile capire, no? Long discussion in Germany, no discussion in Italy. Abbiamo avuto una lunga discussione in Germania, ma qui nessuna discussione, suppongo. Yeah.
sounds banal. Sembra banale. It isn't. Ma non lo è. Watch a lot of presentations, it's always a caffè americano. Very seldom a cappuccino and very rare a real espresso. Molte presentazioni in realtà fondamentalmente sono dei caffè americani. Ogni tanto un cappuccino, molto raramente un espresso. The espresso could be in academic works. L'espresso si può avere in lavori accademici. It could be in the manual. Potrebbe essere in ambiti manuali. It could be in a brochure. Lo si potrebbe trovare anche in una brochure. Or it could be in daily communication. Ma anche nella comunicazione quotidiana. In information design, it's the way of the espresso. Nel information design è il modo di operare, quello dell'espresso. Because it's about the efficiency. Perché l'efficienza dell'arte. Information design and Otto, you are familiar with Otto Neurath, isotype? Otto Neurath? It's Otto? A name. It's a name, okay. I was like, okay. Otto Neurath, isotype? Lo conoscete? We will Otto. Talk about, Leonardo has used some very similar pictograms of Otto Neurath. Perhaps you can explain very short in Italian about Otto Neurath and isotype? Yes. L'idea di Otto Neurath è quella di costruire una sorta di sistema di simboli che funzioni come linguaggio universale. Quindi quello di ridurre le forme, diciamo, di una serie di oggetti, di concetti a delle forme che permettono la loro, perché sono talmente semplici da poter essere poi realizzate e consentire una sorta di comunicazione universale che passa oltre la differenza tra diverse lingue. Okay. È un po' caffè o cucina? Caffè. Very caffè. The nice thing about Otto Neurath is he defined information design or also visualization as a public service to the community. La cosa bella di Otto in questo caso è che definisce l'information design come un servizio pubblico, qualcosa che serve per arrivare come servizio pubblico. Okay. And sweet is the aesthetics. Yeah. E chiaramente il dolce ci porta For non-Italians, it's quite interesting to see that espresso has a similar root, like espressamente. Per non-Italiani, è interessante notare che l'espresso ha un percorso, what kind of root? Ha di radice. Espressamente. Ha la stessa radice, espresso, yeah. Espressamente. And then it's clear and precise. E poi chiaramente è chiaro e preciso. Ha, ha. Sorry. Okay, I'm getting tired. So, another very cute story of you are familiar with Design for All or Barrier Free Design? Barrier Free Design. Conoscete il libero disegno senza barriere? No. Or Universal Design? Is this Universal Design? Universale. And which is the same like barrier free design? Che è come dire appunto questo disegno senza barriere, senza confini. Yeah. Free design. And the contemporary. Io non ti sento, scusa. Design for all. Okay. Okay. Design for all is the expression which is used nowadays. And design for all si usa quindi anche qui. Which means with all the handicapped or niche people, it's not about serving them especially, but it's about serving all of us. E quindi non si usa per servire solo le persone disabili, ma viene utilizzato in realtà il concetto di servire un po' tutti noi. It's not to make a concept finished and then redesign it that it fits to the blind people and to the dumb people and to the immobile people. Non è terminare un concetto che poi si deve adeguare a varie tipologie di persone. We have to design immediately from the scratch for all of them. Ma dobbiamo disegnare fin dalla base, praticamente già pensando a tutti. Okay. And then it comes to the better solutions, of course. E poi questo porta a soluzioni migliori. And there's a very curious thing in Taiwan. E c'è una cosa molto curiosa a Taiwan. That the girls have classes.
che le ragazze hanno gli occhiali. But. Ma. 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 Even without glass. Senza le lenti. Not only that it's not an optical glass, but they do it without glass. Lo fanno proprio senza il vetro, quindi solo la montatura. Can you imagine? I know I'm the oldest here, but when I was young it was still a kind of problem if you have glasses. Sono il più anziano qui, mi rendo conto, però quando ero bambino io era un problema se portavi gli occhiali, no? Era qualcosa che non veniva visto come... And now this solution for a handicapped is so nice and so crazy and so fashionable that the girls use it as an accessory. E adesso viene addirittura utilizzato quasi come un accessorio sostanzialmente dalle ragazze, viene visto come qualcosa di carino. And that's the topic in universal design. We have to make it so nice, so attractive, so beautiful, so outstanding that it really pleases all of them and it's really an attraction. Ed è questo il concetto del disegno universale. Lo devi rendere talmente bello, incredibile, affascinante, meraviglioso, assoluto che nessuno può farne a meno. There's a very nice story about, again, Italy. Storia ancora sull'Italia. About the Accademia in Venezia. Dell'Accademia Venezia. That they made the tour guide for the blind people in a special way that you can feel a lot of the architecture and of the patterns and of the textures. Hanno creato un percorso turistico per i non vedenti in maniera tale che facendo questo percorso possano addirittura toccare l'architettura, gli oggetti, eccetera, e in questo modo fare anche loro una visita turistica. And the nice thing is that the blind people can decode information which non-blind people are not able to decode. La cosa interessante è che i non vedenti sono in grado di decodificare informazioni che i vedenti non riescono a decodificare. So it's not that they came up on the same level as the normal people, but quindi they get a little bit higher. Non è che hanno raggiunto il livello normale, il livello delle persone normali, diciamo, ma in realtà le hanno superate. And the non-blind are the handicapped. E i non vedenti diventano gli handicappati. And now they come in a common experience. E ora hanno così una esperienza comune. And then that's the target of universal design. E questo è l'obiettivo del disegno universale. D'accordo. Last story. L'ultima storia. Not from Italy. Non è dall'Italia. Again from you had a lot of Japanese stories, or in the morning? Ha fatto tante storie giapponesi stamattina? C'erano storie? No, no, è Marco. No. Okay. Marco aveva fatto una domanda sulle abitudini di lettura. Sì, Marco. However. The way of reading and of reading the arrows. Okay. In Japan culture. Okay. But of course, I didn't answer. Okay. I had the pleasure to be invited by the Austrian ambassador in Tokyo. Ho avuto il piacere di essere invitato dall'ambasciatore austriaco a Tokyo. And being a good boy. Essendo un bravo ragazzo. You don't show up without flowers. Non ti presenti lì senza fiori, no? So of course I lost my way in Tokyo. E ovviamente mi sono perso a Tokyo. Of course I was a little bit late. E ovviamente sono arrivato un po' in ritardo. And I needed the flowers. E avevo bisogno dei fiori. Lucky me, there was a flower shop close to the embassy. Fortunatamente per me c'era un negozio di fiori vicino all'ambasciata. I popped in. Sono entrato all'improvviso. I saw a bouquet. Ho visto un bouquet di fiori. Nice flowers. Bei and fiori. I said, be efficient. If I tell her 5 roses of this kind of red and 2 of white and 2 things, I take this one, 2 minutes done. E mi sono detto, sì, efficiente. Non dire voglio 3 di questo, 2 di quello, di quello. No, ho preso il bouquet, ho detto è pronto, ok, via. So, I said, oh, this one, please. Ho detto, ok, questo, per favore, questo. And the lady took the flowers. La signora ha preso i fiori. And every single flower, which was not 100% fresh, she replaced. Ogni singolo fiore, praticamente, nel bouquet, non essendo più fresco, ha rimpiazzato ogni singolo fiore all'interno del bouquet. But this is Japanese quality. Ma questa è la qualità giapponese. In Austria they would say, you have seen. In Austria avrebbero detto, ti è piaciuto, lo vedi, lo vuoi, prendilo. Don't blame me. Puoi non dare la colpa a me.
In Japan it has to be 100%. No, in Giappone deve essere al 100% di ottima qualità. In our case, the less we do, nel nostro caso, meno facciamo, the more lazy we are, più pigri siamo, we have to have outstanding quality. Dobbiamo avere una qualità incredibile. Every single nanometer has to be perfect. Ogni singolo nanometro deve essere perfetto. It's like the tools of Tiffany. It's like tools. The tools of Tiffany. Come, sono come gioielli di Tiffany. Mm? So small. Piccolissimi, so expensive. Ma costosissimi. Okay, this had been the stories. Seven plus one story about information designers. Quindi queste sono state le sette più una storie sulle information designers. Simple in concept. Semplici nel concetto. But I think you now can decode them. E penso che siate anche in grado adesso di decodificare, no? You? 23 minutes left. Abbiamo ancora 23 minuti. Did you get some answers so far? Avete ricevuto almeno fino ad ora delle risposte rispetto alle aspettative che avevate? Yeah. Sì. Do you see a link to your daily work? E vedete dei legami con il vostro lavoro quotidiano? Sì, sì, sì. You know the Indian people when they're doing this? Vedo anche persone che fanno così, indecise. Remember the stage. Ricordatevi la piattaforma. You as a designer, you offer the stage. Voi come designers offrite la piattaforma. You offer il palco. The theater. Offrite il palco, il teatro. But you don't offer the piece, the program, the how you say? Ma non offrite il programma in sé per sé, l'opera, diciamo, teatrale. Offrite il palco. But you offer a perfect stage. Ma dovete offrire un palco perfetto. Everything which is linked to the stage, you offer. Tutto ciò che è legato al palco, questo è ciò che offrite. In a design way, in a design sense. Nel senso del design. We know now this. I now have a. I thought we will do until 10 o'clock in the night. Io pensavo di andare avanti fino alle 10 stasera. Ma Cristina mi ha detto dobbiamo finire per le 6. So what I will do now is a little kind of Petra Kucha. A little? Petra Kucha, you know Petra Kucha? Petra Kucha. Ah beh, lo conoscete voi, dovete conoscerlo. All the others, are you familiar with Petra Kucha? Lo conoscete? No. It's 20 slides, 20 seconds. Sono 20 slide in 20 secondi. Yeah. And it changes automatically. E cambiano automaticamente. So if you are too slow, se siete troppo lenti, if the caffè lungo is too long, then se il caffè lungo è troppo lungo, bad luck. Allora, yeah. What I will do now is a Petra Kucha with only 2 seconds and not 20 seconds. Solo che adesso lo faremo con soli 2 secondi a disposizione, non 20. Who of you will join us tomorrow? Chi di voi sarà con noi anche domani? Okay. Perhaps we, if you find something interesting here now, then we will take time tomorrow or the day after and to talk a little bit longer about this. Otherwise, it's not to show how beautiful information design is, but to give you some entrance points where you can say, oh, this sounds interesting, let's go a little bit longer on that, or how can I find some additional information on that. Ciò che sto per mostrarvi non è per poter dire alla fine, oh, quanto è bello l'information design, è solo per darvi degli input che poi se trovate interessanti nei prossimi 2 giorni possiamo riprenderli e parlarne ulteriormente. Vabbè. Don't expect too much. Ma non aspettatevi troppo. Expect nothing. Expect? Nothing. No, non aspettatevi nulla. We have to we change the program. No. Latch. Cambiamo il programma. Because it's so important. Perché è importante. We latch. Have to go for another espresso. I'm very sorry. No, dobbiamo prendere un altro espresso. Sì. Scusatemi. Are you familiar with latch? Conoscete il latch? Cosa? Come latch. Lo? Latch. Mr. Sir Paul Wurman. Il signor Paul Wurman. Wurman. Paul Wurman, sir. Sir Paul Wurman. It's about organizing data. Ha a che fare con l'organizzazione dei dati. So simple. È semplice. You will never forget again. Che non dimenticherete mai più. È talmente semplice che non si può dimenticare.
At least until Wednesday night. Almeno fino a mercoledì sera. And the point is that whatever kind of data you have, il punto è che qualunque tipo di dati si possono avere, you can organize in the minimum in five different ways. Si possono organizzare minimo in cinque modi diversi. And this is LEDGE. And LEDGE stands for location. Quindi LEDGE sta per location. Alphabet. Alfabeto. Time. Tempo. Category. Categoria. Hierarchy. E gerarchia. Can you imagine? Riuscite a immaginare? Then you can stop. Allora possiamo fermarci. May I ask you to do a little exercise on that? Vi chiedo di fare un esercizio su questo. If you don't like it, you skip it. Se non vi piace, si può anche saltare. If you're polite, you do it. Però se siete cordiali, poi in realtà lo fate. Okay. May I ask you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and you. And me. And me. And all us. Of us. Tutti noi. Please stand up. Vi chiedo di stare in piedi. Let's organize ourselves in the distance where we had our breakfast or the first coffee of today, or tea, or orange juice. Organizziamoci nella. This morning, how far away from Palazzo Turismo? Allora, dobbiamo organizzare. And then we organize in the way. Le nostre distanze, considerando. Rispetto a dove ci troviamo in questo momento, quanto eravamo lontani stamattina quando abbiamo fatto colazione? E qual è il punto di partenza? Dove ci troviamo in questo momento? Okay. Palazzo Turisi, dove siamo in questo istante? Qui perché abito a 200 metri. 200 metri? Quindi andate a lontano. Cioè io sono a Palazzo, okay. Ho fatto colazione qui, quindi. Stai. Ok. You have been in New York or in Tokyo? Ma venite da New York o da Tokyo? Fatemi capire. Vicino, no, lei c'è provincia. Poi non mi provincia, ragazzi. Ah? So, for me it was around 1 kilometer. Per me era più o meno 1 chilometro da qui. Where have you been? How close? Quindi voi più vicini rispetto a me, no? Che ero 1 chilometro da qui. 5 kilometer? 5 chilometri. 5 km da qui, poi 200 km. 200. Thank you for grazie per essere venuti, grazie. So, this is an organizing of data. E questa è l'organizzazione dei dati. Have a look on your neighbor. Guardate chi vi sta vicino. Because if we are building groups of two people, that would be your kismet. Perché se stiamo organizzando gruppi di due persone, chi avete vicino sarebbe il vostro compagno. Which means now you have to feel like a data we represent in our visualization. E quindi dovreste sentirvi come dati che rappresentiamo nella nostra visualizzazione. So just because one of the graphic designer decided to make an organization by distance. Quindi solo perché un graphic designer ha deciso di organizzare i dati sulla base della distanza. You have to spend the holiday with your neighbor. E devi trascorrere praticamente le vacanze col tuo vicino. Lucky me. Io sono fortunato. Yeah? Okay, so let's do it by alphabet. Ma facciamolo in base all'alfabeto. Of your first name, Christian name. In base al vostro nome. Andrea. Anyone else with Andrea? Andrea. So Andrea. Find an organization within the A. Quindi trovate poi un'organizzazione all'interno della A. Andrea, rispetto, Dalba, okay. Anyone B, C, D? B, C, D, andate avanti. G? M. Massimo? Marco. And another Marco? Marco. Martin, I'm after you. Max? Max is here. Massimo is here. Okay. No, Massimo is here. Max, yeah? Yeah. Christina, you are the C. I'm a K. You're a K? You're a set, Salvatore. Yes. You don't have to be that far away. Ma non devi andare tanto giù, dai. But now we can feel like a data, and this is your neighbor. Ora, sentitevi di nuovo come un dato, no? In base a chi avete vicino, quello è il vostro compagno. In your case we have a similar layout, yes. By accident. Avete. In our case it changed dramatically.
And? It changed dramatically. È cambiato drammaticamente, no? In questo modo. It's a total different layout. È un layout completamente diverso. How to do it by time? Come farlo in base al tempo? What could it be? Cosa potrebbe essere? Come potremmo? Età. Age. Age? No? For instance, per esempio, sì. Yeah. Età. Age. Quindi? Forty-nine, fifty. We're down here. What a kindergarten! C'è l'asilo nido laggiù. What about the twins? I gemelli laggiù. Ok, category. What could be a category? E quindi categoria cosa potrebbe essere? Categoria? Studenti di professione? Professione? Like your profession, students, or... Colore dei capelli? Ok, something color funny. Color of your hair. No, qualcosa di divertente. Who is looking for a partner tonight? Chi sta cercando un partner per questa sera? Ok. Ok, another category. Colors of t-shirts. Ok, yes. Colore dei t-shirt. That's a category. Va bene. Allora. Oh, it's Leonardo. More or less. Yes, the twins are split. I gemelli si sono rincontrati. No, si sono separati. So, this is by category. By category, it's just a cluster. Ma è solo there is not better, not worse, not higher than lower. You can't count. You just have different categories. Non è meglio, peggio, è un mucchio, diciamo. Non whatever è category you define. Qualunque categoria si definisce, poi fondamentalmente. Should be relevant to make a difference in the consequences. È importante fare una notare le differenze, però. Questo dovrebbe essere un aspetto importante. We have so many research data where they split between women and men. Ci sono tanti dati dove c'è questa divisione tra uomini e donne, no? And very often I ask myself, what's the difference? E io spesso mi chiedo, ma qual è la differenza? Does it have a difference in the consequences afterwards whether it was a woman or? Però può avere delle conseguenze dopo se era. If it's not relevant. Se non è rilevante. Why wasting the time to make the data? Perché perdere tempo nel raccogliere i dati in questo modo? So, hierarchy. Gerarchia. Kilo. I chili. We skip this exercise. Saltiamo questo qui, dai, andiamo avanti. Questo saltiamolo. Ok. Just to give a feeling for yourself how it feels to be a data. Giusto perché voi possiate sentire che cosa ci si sente ad essere dati. And then whatever data we have always in the minimum 5 different approaches in the representation. E poi quando qualunque dato abbiamo a disposizione, già abbiamo almeno 5 modi per poter rappresentare questi dati. In the tools we have for this, location it's always a map. Per quanto riguarda gli strumenti, no? Nella location ha sempre a che fare con poi una mappa. It always tells million stories. It's not only about a country or a village, it also could be about a system, an organization, it could be about a building, it could be about the process. Milioni di storie in realtà, non è necessariamente relativo alla una nazione, un paese, può avere anche a che fare con un edificio, con un give me the different elements, the building. The building, a process, un procedimento, un'organizzazione. Features and functionalities, or in the manual location of the buttons on the machine, or whatever it is. Semplicemente i pulsanti su un macchinario. Everything you can imagine as a roadmap, it works as a map. Qualunque cosa che possiate immaginare come una mappa stradale funziona anche come mappa per i dati. In our little exercise, we could have
done in the one dimension in the line, but we also could have really spread in the directions. Nell'esercizio che abbiamo fatto potevamo sia metterci tutti in fila in linea così, ma anche sparpagliarci in più dimensioni, no? In più direzioni. It's a fantastic tool of enabling people and education. È uno strumento incredibile nel riuscire a rendere le persone capaci di avvicinarsi all'istruzione, di istruirle. And there's no topic you can't represent in a map. Even cooking could be a map. Anche la cucina, il modo di cucinare può diventare mappa. Non c'è alcun argomento che non si possa mappare in qualche modo. Okay. Alphabet, what could be the tool of an alphabet? Lo strumento dell'alfabeto invece, quale può essere? You have used it million times. L'avete usato milioni di volte. Index, yes. Register. L'indice, sì. Index, So easy, È facilissimo. We know that if it's in the index or in the register, it's easy to find. Sappiamo it's che easy se to localize, è nell'indice, è facile da trovare, no? We know that it's part of this story if the word appears. Sappiamo che fa parte della storia se appare la parola. It's a fantastic cognitive navigation system. È un sistema di navigazione cognitivo fantastico. Time, what kind of tools we have for time? Per il tempo, quali tipi di strumenti abbiamo per il tempo? Speed up, we have 8 minutes. Velocitiamo, abbiamo 8 minuti. A timeline. A timeline in Europe. In Europa. How does it work? Come funziona una timeline? If this is 2014, what would be 2010? Se questo è il 2014, cosa sarebbe il 2010? Verso la sinistra, no? That's our way of reading. Questo è il nostro modo di leggere. In Arabic countries it would be here. Mentre in paesi arabi o in Giappone sarebbe il contrario. If we put 2010 here, we have to have some good reasons. Se mettiamo 2010 qui, dobbiamo avere delle ottime ragioni. It's not impossible, but there must be a relevance why to show 2010 after 2014 in our reading direction. Non è impossibile, però ci deve essere un buon motivo per cui mettiamo prima il 2010 e leggiamo nella direzione opposta. Apart from the timeline, what else do we have as a tool to represent time? A parte il timeline, cos'altro, quale altro strumento abbiamo? Calendario, yes. What for? Per cosa? To establish days. Days. Giorni, if it's date. Less than a day, what we use? Se è meno di un giorno, che cosa usiamo? A watch. Exactly. Yeah. It's difficult to use the watch for a calendarium when it's longer than a day. È difficile usare un orologio quando è più di un giorno, no? And it's even very difficult to use it longer than 12 hours. È anche difficile usarlo per più di 12 ore. Giusto? That's a tricky thing. Quello è un po' è difficile. For the categories, what we use in the categories? Per le categorie, che cosa usiamo come strumento? Graphic representations. Yeah. Millions of clusters, bars, and bam bam bam. C'è di tutto. And in the hierarchy? E per la gerarchia? Tree representation. For instance, yes. Sì. Hierarchy also means that the distance has no relevance. Nella gerarchia significa che è la l'unica cosa che non ha importanza è la distanza. Diagrammi, but which are really, and now we are... But again, be careful that a lot of diagrams are only able used for categories, and other diagrams are very useful also to show the hierarchy, which means the measuring. Però ricordatevi che ci sono diagrammi utili per mostrare le categorie, così come ci sono quelle poi importanti per mostrare le gerarchie. Ok, that was latch. That was? Latch. Latch. Oh, questo è latch. Latch. Latch, latch in... In Italian. For the knowledge. Latch for knowledge people in latch. To have a lot of knowledge. Per avere... qui per le persone di latch, avere conoscenza del latch. Good. Last word... No, two last words and then I promise I will finish. Le ultime due parole. Out of experience, not as a rule, but out of my... You have seen I've been the oldest one in the... In base alla mia esperienza, non per regola, ma esperienza. Avete visto io sono il più anziano, no? I apologize, but you can't work on clarity.
Non si può lavorare sulla chiarezza. That's a race without a game. Non c'è mai fine, non è possibile. It's impossible. È impossibile. Yeah? But what we can reach for and try to avoid, or what we can do reach, is to avoid the misunderstandings. Ma ciò che possiamo fare è cercare di evitare fraintendimenti, malintesi. Just as a basic setup in your mind. It's proprio about avoiding misunderstandings. Si tratta proprio di evitare malintesi. Yeah. Not about clarity. Non tra. Because that's too much to reach. Non chiarezza, perché la chiarezza è troppo da raggiungere. Just to make it. You know, we in information design we are so lazy. Noi come information designer siamo davvero pigri. We just go for a pragmatic target and say let's avoid the misunderstandings. Dobbiamo andare per un target ben preciso e dirci ok, evitiamo i malintesi. So, now I promise the very very last. Is a story of, oh, yes, two stories for the very ancora later. Due storie. Future. Il futuro. Because there was an announcement about the future job opportunities of information designers. Perché c'è stato il discorso delle opportunità, delle occasioni future per information designers. And I only can say everywhere. We can't? Everywhere. I didn't hear the whole phrase. Phrase, the whole phrase. Sentence. I can't remember, I have Alzheimer. You can't remember. The future job opportunities is the whole life and everywhere. It's everything has to be considered in that sense. Tutto deve essere considerato e riproiettato verso. Have to be, could be. Potrebbe, può essere proiettato nel senso del futuro. And this was my experience of the last of yesterday. E questa è la mia esperienza di ieri. When we had this European election. Quando ci sono state le elezioni europee. And we got this fantastic invitation by our sindaco. E c'è stato questo invito fantastico da parte del nostro sindaco. And he said, dear Mr. Fürstleitner, very right spelling, everything done perfectly. Era tutto fatto perfettamente. Your location to go to the vote is the Zollergasse 41, first floor, Zimmer 18, room number 18. Dicendo precisamente dove andare a votare, ok? L'indirizzo, il preciso, la stanza precisa. And then it is number 11. E poi con i vari numeri, punti di riferimento, e poi invece dovevo andare dal numero 11. Why? Perché? Stanza numero 11 invece di stanza numero 18. Because all of us have 18 and then it's 11. E poteva essere semplice, ci è arrivato l'invito ad andare a votare dicendo che la stanza era stanza 18 e invece ci siamo ritrovati la stanza 11. But far more annoying, I'm sorry to keep... Not to keep my secrets, what I have voted. But this shit sheet of paper on the right-hand side, this is the manifesto of democracy. Can you imagine? Se, pensateci, questo fondamentalmente è il manifesto della democrazia. How long do we have democracy? How many people have lost their lives to fight for democracy? Quante persone hanno perso la vita, no? Per darci democrazia oggi. And every membership card of Starbucks or of Benetton is designed more nicely, more attentive than our proof of democracy. E qualunque foglio che ci dia un'appartenenza, per dire, a Starbucks anziché a Benetton, no? Sono disegnati di gran lunga meglio di questo pezzo di carta che dovrebbe rappresentare la nostra democrazia. How it looks in Italy. Non so come qui in Italia, che aspetto abbia qui. The same. It's no wonder that the participation is only 40%. Non c'è da sorprendersi che ci sia solo un 40% di persone che. Because the state doesn't give us the feeling that this is the most important activity in a democracy. È lo Stato stesso che non ci dà proprio quella sensazione che questo è uno dei momenti più importanti all'interno della democrazia. You agree? Siete d'accordo? The design sucks. Il design fa schifo. The other thing is that
In this wooden cave where we have been. Un'altra cosa in questa sorta di caverna in cui eravamo. Just showing the legs of Barbarino. vi mostro solo le gambe di Paperino in questo caso. On the right hand side is the list of the nominees you have to choose. Qui c'è sulla sinistra la lista, no, delle persone tra cui scegliere. What a crazy thing. È una cosa pazza, folle. The queue is extremely long. I have to speed up. And then I should choose about here, black typo on a blue background, yeah? Impossible to read. Yeah? It has a 7-point size or something like that. Yeah? La fila è lunghissima, sei in fila da tanto tempo, hai bisogno comunque di velocizzare, te ne vuoi andare, non vedi l'ora di finire, poi arrivi là finalmente davanti a questa cosa orrenda con i caratteri neri sullo sfondo verde, scritti addirittura in minuscolo, cioè... And the most crazy thing, I don't know why in the line number 3 there's simply written empty. E poi non so perché lì dove vedete la riga al numero 3 c'è scritto semplicemente vuoto. Why? Perché? Why do we have a number 3 if it's empty? Perché abbiamo il numero 3 se è vuoto. And for those who don't understand it in the graphic way, we put the word empty. E per coloro che non lo capiscono graficamente, ci scriviamo pure vuoto. What for? So, this was my story of Sunday, and this is, I promise, the absolutely last story. Quella era la mia storia di domenica, adesso questa è la mia storia finale. Gentleman? Conoscete questo signore? You know the interview he has given to the BBC? Sapete dell'intervista che ha fatto con la BBC la settimana scorsa? Okay, imagine the lobby of a 5-star hotel. Allora, immaginate l'ingresso di un albergo a 5 stelle, ok? A nice lady of BBC in the little costume. È una bella signora della BBC nel suo bel vestitino. And of course the question, could you imagine that your successor is a lady? Can you imagine? She asked him. Yes, but the one after him also could be a woman and not only a man. A successor. Allora, la giornalista ha chiesto, e se il suo successore fosse una donna, è possibile? And his answer was? E la sua risposta è stata? Yes or no? Sì o no, secondo voi? No. Yes. Sì. But? Ma? What's the condition? Qual è la condizione? A pretty woman. Una bella donna. The lady of BBC, totally shocked. La signora della BBC, completamente scioccata. Why the Dalai Lama can say something like this? Com'è che il Dalai Lama può dire una roba del genere? And he simply replied, well, if she is ugly, nobody would listen to her. E lui ha risposto, se fosse una brutta donna, nessuno l'ascolterebbe. And he is right, as always. E ha ragione, come sempre. It's not in the beauty in the sense of the beauty contest. Non è bella nel senso di un di un contesto di bellezza. But it's about the attention I give also to my appearance. Ma ha a che fare con l'attenzione che io do al mio aspetto. Because we don't read, we just look. Perché non leggiamo, guardiamo solamente. And that's it. E questo è tutto. Thank you very much. Grazie. Words are starting to lack. If you have to go, I'm fine. You're fine. I'm fine. Can I rely on that? Yes. Are there any questions or any? It's not only about questions, but anything we may discuss now, today, or tomorrow. Please feel free and do it because it's not about my monologue. It's about the dialogue. Se avete domande, volete... I need some Italian stories, you know? Parlare di qualcosa, sono qui, perché non è un monologo, è un dialogo. E poi ho bisogno di storie italiane, quindi se c'è qualcosa che volete condividere, ci sono domande, interventi. There's something, you know, five finger feedback? Cioè, sapete che c'è quel feedback a 5 dita? What was great? Quello che è stato grandioso. Yeah. What made me think? Ciò che mi ha fatto pensare. What was fucking bad? Quello che era proprio pessimo. Sorry. How can I link it to my own agenda and my project? Come posso collegarlo al mio agenda, al mio programma, al mio progetto personale? And what was too short? And what? Too short. E cos'era troppo breve?
That's it. Questo è. Choose one. Sceglietene uno almeno. La metafora delle icone ricche è stata semplificata fino a creare le icone da smartphone, non ci sono più riferimenti al mondo reale, ma al mondo più semplificato, soltanto delle linee dell'uso su uno schermo piccolo. Cioè se fino all'anno cioè come feedback, semplifico ancora, come avete passato, l'ultimo aggiornamento che c'è stato con i nuovi telefonini è stato semplificare non solo la conoscenza dell'approccio dello smartphone, ma visto che tutti lo sanno già usare, usare in modo più semplice, perché ormai è spiegato come si usa uno schermo di 4 pollici. Okay. E niente, questo mi ha confermato quello che si era visto. And this basically confirms what I saw today, substantially. Okay. Perché il contesto è diverso, non solo perché non conoscono gli smartphone, ma non conoscono gli smartphone, but they know them, but they want to use them in a simpler way, yeah. Basically. Okay. Absolutely. So I'm happy because I had a confirmation. Thank you. Between the things. If it is, then it is. Se è così, è così. Then I would be happy to meet some of you tomorrow again. Ci vediamo ancora domani. And it will be about doing, making. E domani entreremo nello specifico di come fare, come operare. Like this. Danke. Danke. Okay, thanks a lot. See you. Grazie, a domani.